ma perché sei qua? Nessuno ti ha detto. In effetti io non mi occupo né di telecomunicazioni né di agenda digitale e ne so abbastanza poco, quindi le distanze tra me e voi che siete esperienze sono considerate. Tra l'altro voi siete parte di tutto lo stesso ambiente, quindi vi conoscete, parlerete di codice, avete dei rapporti pregressi, tensione, non lo so, amicizia, tutto il resto, quindi ve lo sviluppate con voi. Io non capirò nulla e naturalmente cercherò invece di capire e questo creerà una tensione tra me e voi perché vi costringerò a dire delle cose che voi date per ascoltare. L'altra cosa è che io sono qui a titolo gratuito, e questo è in questi casi i tempi che conosco, insomma, di solito non partecipo a cose di questo genere, però l'ho fatto perché io e Lamberto Santini veniamo dallo stesso paese, sapete che in Italia il campanile è molto... e io ho stima e amicizia per Lamberto, secondo me lui è anche un uomo in grado di dare molto bene questa... un'organizzazione come questa e quindi me l'ha chiesto e se fosse stato qualcun altro avrei detto di no. Siccome è stato lui sono venuto perché mi fa piacere venire, quindi è bene che resti agli atti in questo aspetto e non di dettaglio dell'intera vicenda. Questo non significa che io sia qui con le mani libere a star qui a fare il giornalista che fa gli agguati, quindi rassicuro le poste italiane che hanno cortesemente mandato una mail nei giorni scorsi chiedendo di non fare domande sulla quotazione in borsa, cosa che a me neanche, non passava neanche per l'anticamera del cervello, però insomma così abbiamo sottolineato che le cose vanno in borsa, questo come diceva anche il Presidente Santini, è una cosa diciamo così buona, non so se poi insomma, per quelli che si vedranno la consegna a giorni alterni di 5.000 comuni non sarà bene o male, ma insomma questo è un viaggio di fare altre due vicende. Viva le cose. E allora, dice vedi si è offeso perché gli hanno mandato una mail preventiva, però insomma siamo tutti uomini liberi, andiamo e possiamo discutere apertamente. Adesso, il tema naturalmente a me sfugge, ma sarete voi in qualche modo a poterlo coordinare, a che punto siamo insomma, con l'agenda digitale e quello che c'è ancora da fare, pare che il tema sia questo, poi voi lo svilupperete nel modo migliore. Quello che secondo me e che io vorrei consigliare, io non so se è arrivata Maria Pia Giovannini, io sarei da questo punto di vista per organizzare i lavori, ma naturalmente su questo sono aperte mozioni, perché ho visto il modo di composto, in questo modo. Aprirei con una relazione diciamo così, dell'autorità istituzionale e poi alternerei un operatore di mercato e un professore, un analista oppure un rappresentante dell'associazione dei consumatori, in modo da cerchiamo un po' di organizzarci in questo modo. E se vogliamo fare questa cosa che si fa in questi workshop, così fare un velocissimo giro di tavola, così rompiamo il ghiaccio e ciascuno di voi dice chi è e un po' quello che fa. Se siete d'accordo naturalmente, questo è un giro assolutamente diciamo, assembleare. Ofelia Poliva. E sono segretaria nazionale di Consum, che è un'associazione nazionale dei consumatori riconosciuta a livello nazionale appunto componente del CNCU e oltre a essere un'associazione nazionale dei consumatori abbiamo anche il ruolo di gestire il Centro Europeo Consumatori che è una delle tre reti della Commissione Europea come sanno in questo caso. Bene, Sabrina Strazzullo. Io sono Sabrina Strazzullo, responsabile dei rapporti istituzionali di Wind Telecomunicazioni. Roberto Guglieri. Faccio parte della segreteria nazionale del Movimento Consumatori, mi occupo di telecomunicazioni. Prego. Anna Pia Sassano, Poste Italiane, architettore digitale e servizi per la pubblica amministrazione, ma mi avete forse conosciuto prima come fatturazione elettronica, penso abbiamo lavorato un po' con tutti su questi temi. Esatto, grazie. Successivamente non vedo nomi, non fate parte bene. Virgilio D'Asten, sono il presidente del Movimento Europeo, il Consumo Sport, ma membro del Movimento Europeo. Grazie di essere qui. Prego.
Io mi chiamo Sarkar, sono un professore giamonè, sono stato il fondatore dell'ADOC all'inizio dello scorso secolo e mi occupo di metodologia didattica rispetto al sistema digitale. Grazie. Grazie. Sono Giovanni Santella, dell'Autorità per le Garanzie per le Comunicazioni, e sono direttore della Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica. Sono Giovannini Maria Pina, sono dell'Agenzia per l'Italia Digitale e dirigente dell'amministrazione. Grazie a tutti voi anche per questo ulteriore sforzo. Se lei vuole intrattenerci, spiegarci a che punto siamo. Vista la mancanza in questo momento del consigliere Visca, che sicuramente avrebbe rappresentato il governo, pare che arriverà. Sì, so che verrà più tardi, quindi affronteremo con lui uno dei temi importanti sui quali si sta impegnando il governo ai fini dell'inclusione del digitale. Il governo ha messo a punto due piani, uno per l'agenda digitale. Ah, scusate. Allora, funziona l'accesso. Sentite meglio? Sì. Preferite fare. Allora, dicevo che nell'ambito delle iniziative che il governo ha portato avanti, devo dire anche con una certa continuità rispetto al passato, sono stati messi a punto proprio per la diffusione del digitale in Italia i due piani che riguardano il primo la diffusione nel paese della banda larga, che lascio poi al consigliere Tiscar raccontare e spiegare, ma che ha la determinazione del governo a portare avanti la diffusione della tecnologia di rete su tutto il paese, e l'altro documento che riguarda invece la crescita digitale, ovvero tutti i progetti che il governo si è dato per poter raggiungere quegli obiettivi che portino una diffusione dell'informatica, della digitalizzazione per l'innovazione del paese, per lo sviluppo del paese e non solo per un efficientamento della pubblica amministrazione. Questi due programmi sono stati approvati dal governo, sono stati mandati in Europa e sono stati anche condivisi dall'Europa. Il loro obiettivo è quello di portare i livelli, gli indicatori che portano oggi il nostro paese in una situazione di difficoltà, perché come tutti sappiamo siamo al 25° posto su 28, a un livello diverso di qualità di risultati che possiamo dare. Il piano di crescita digitale è una rielaborazione di alcune delle iniziative che erano già state messe in atto, perché questo va detto, l'informatica è una bestiatura. Ci vogliono tempi per fare le cose fatte bene e non è che ogni giorno possiamo inventare e con la bacchetta magica si crea. Questo dà una certa sofferenza ovviamente, perché no? Invece si vorrebbero piani più veloci. Ecco, la crescita digitale cerca di coniugare questi due problemi, da un lato di portare avanti le iniziative in modo da creare una maturità, ma creando infrastrutture tecnologiche per il paese e non solo delle iniziative di carattere, di primo impatto ma non risolutive. E proprio con questa ottica tutti i progetti sono stati rivisti affinché ci fosse tra di loro una coerenza e una condizione di portare insieme un risultato a completa a 360 gradi. E cosa voglio dire con questo? Che innanzitutto nella crescita digitale il cittadino è al centro dei processi. Non è più la pubblica amministrazione, ma l'ottica è creare i servizi perché il cittadino possa finalmente vivere una digital first, ovvero rivedere i propri processi in ottica completamente digitale.
La seconda questione è appunto che siano visti in maniera completa e che quindi siano non a macchia di leopardo e quindi delle eccellenze come succede in Italia, sia da un punto di vista territoriale, sia da un punto di vista di tipologia. La sanità va benissimo, ma la giustizia va male. La regione Lombardia è bravissima, ma la regione Sicilia non ha nulla. Ecco, il piano ha una sua organizzazione per creare condizioni di una conformità territoriale. Passiamo la giornata, prego. E di nazionale, quindi con processi organizzativi e decisionali, anche di logiche di, come dire, diversa modalità di organizzazione dei lavori, perché i risultati siano risultati del paese, non risultati della singola amministrazione. L'altro aspetto importante è quindi che è stata data, diciamo, anche un modello di riferimento, noi scherzosamente lo chiamiamo il pallogramma, ed è una rappresentazione molto sintetica, mi dispiace non abbiamo le slide, lo faccio vedere qui, ma è facilmente visibile, dove sono state inserite le diciamo, procedure infrastrutturali di fondamentale importanza per creare questo disegno unitario. In questa, diciamo, rappresentazione ovviamente poi possono essere calate le diverse applicazioni, diciamo, di carattere verticale, ovvero settoriali, di competenza dei singoli ministeri, ma con una logica di funzionamento che è diciamo, uniforme nei confronti del cittadino. Quindi il principio che c'è dietro questa filosofia è quella di non creare delle condizioni in cui il cittadino ogni volta vado all'amministrazione della salute, quindi devo fare il ticket sanitario e mi invento una procedura, vado alla giustizia, devo ritirare un certificato e ho tutto un altro sistema di funzionamento. Che cosa significa questo? Che ci sono delle priorità e delle, dei, diciamo, come dire, dei piloni all'iguali delle procedure fondamentali che sono le strategie del governo di questo momento, cioè le scadenze alle quali noi tutti, paese e non soltanto pubblica amministrazione, perché questo è l'altro aspetto importante del processo che è stato messo in atto, non sono iniziative della scuola esclusiva ma amministrazione pubblica. Si riescono ad ottenere questi risultati solo e esclusivamente se siamo completamente tutti insieme, amministrazione pubblica, imprese, sistema bancario, cittadini. Noi vi ringraziamo anche, diciamo, ringrazio questa organizzazione con la quale stiamo lavorando già da tanto tempo, c'è un cambio di presidenza in questo momento, quindi diciamo, non conosco ancora bene il nuovo presidente, ma con il precedente avevamo costituito una collaborazione forte proprio per metterlo al corrente di quelle che sono le nostre iniziative e farne una propagazione verso i cittadini, perché anche questi ultimi debbono crescere insieme al paese, perché altrimenti la pubblica amministrazione fa servizi ma non c'è una capacità da parte dei singoli di coglierne i risultati. Tornando ai progetti, quali sono queste infrastrutture, questi piloni che stiamo costruendo perché il sistema paese funzioni? Allora, innanzitutto quello che chiama il Presidente del Consiglio il PIN del cittadino, ovvero il sistema SPID, il sistema pubblico di identità digitale. Oggi noi siamo costretti ad andare a usare il web, quindi i servizi in digitale, attraverso l'utilizzo di 1000 password, diversi strumenti di sicurezza per accedere a secondo la severità, diciamo, del servizio che uno deve utilizzare, e sono strumenti tutti diversi, ci dimentichiamo di tutti, abbiamo grandi difficoltà, no? Poi il primo impatto che impedisce al cittadino di fruire è proprio questa complessità nell'accesso iniziale. Io per prima mi dimentico tutte le password, cioè sono smemorata e ho, no? Nonostante uno poi nel mestiere possa trovare dei meccanismi di supporto. Ecco, lo SPID ha questa finalità, è un sistema che permette, diciamo, di avere con la stessa password l'utilizzo, diciamo, la stessa password, lo stesso punto di modalità di ingresso a qualunque servizio che viene erogato sia da privati che da pubblica amministrazione. E questo è l'altro elemento forte del progetto
aspetti che dicevo prima. Non si stanno pensando solo per la pubblica amministrazione, ma si stanno pensando perché possano essere estesi anche ai privati. In questo senso stiamo lavorando anche col sistema bancario, che è uno dei primi o più importanti operatori che danno servizi sul web e che hanno problemi di sicurezza, per fare in modo che queste modalità di accesso, che potranno essere di diverso tipo, modalità semplici per l'accesso a servizi informativi, modalità più complesse di serenità maggiore, sono previsti 3 livelli per creare, diciamo, l'accesso a servizi più diciamo che richiedono maggiore attenzione, è fatto in modo che ci saranno dei soggetti, imprese o diciamo strutture commerciali che potranno vendere questo servizio, e sono gli identity provider, ovvero genereranno queste chiavi per poter fare in modo che poi siano usate da più soggetti. Quindi, per fare l'esempio, l'INPS, che oggi deve provvedere un proprio sistema di gestione del PIN, l'INEL, che fa altrettanto, quindi duplicando il lavoro, non dovranno più preoccuparsi di questo, ma potranno acquisire da questi soggetti queste identità per usarle nell'ambito dei servizi che erogheranno. Questo significa che il cittadino, una volta che ha deciso come ottenere questa, diciamo, chiave d'ingresso, potrà usarla per l'INPS, per l'INEL, ma anche per la banca sulla quale contiene il conto. Capite che in questo modo c'è anche un altro effetto, no? Che nasce da questo, ne parlo in questo caso, ma vale per tutti i servizi, la propagazione di attività che permettono anche di costituire nuove forme di lavoro, perché si sta generando un nuovo profilo, una nuova attività che quindi porta in Italia un'iniziativa di sviluppo paese. Sempre parlando di altri piloni importanti, devo citare l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Questa è una banca dati che conterrà tutte le informazioni anagrafiche di tutti i cittadini. Sembrerebbe una cosa di interesse solo esclusivamente pubblico, perché di fatto nasce come una razionalizzazione della situazione attuale. Ricordo che noi in Italia l'anagrafe è gestita dai singoli comuni, quindi abbiamo ben 8.000 archivi distribuiti sul territorio e gestiti, come voi potete ben capire, con livelli di qualità molto diversa tra piccolo comune e grande comune. Ma al di là della gestione, quello che a noi ci preoccupa è proprio il livello di servizio che viene dato, perché oggi questa frammentazione impedisce di avere, a partire dai singoli servizi anagrafici, perché se vogliamo prendere un certificato io devo andare al comune dove sono iscritto per averlo, mentre con la circolare che è uscita proprio in questa settimana, la nuova anagrafe permetterà di prendere il certificato di nascita a Torino, pur essendo un cittadino del comune di Siciliano. Quindi già questo dà un'immagine immediata dell'effetto anche sul cittadino, ma l'effetto ancora più importante è quello che, avendo le informazioni aggregate in un'unica banca dati nazionale, nasce una sinergia e una semplificazione di tutti quei processi che oggi debbono, per essere erogati, richiedere, no, puntualmente le informazioni anagrafiche, con grandi problemi di disallineamento. Immaginate l'INE, sempre per parlare di grandi enti, l'INE, l'INPS, l'Agenzia delle Entrate, che nel bene e nel male, pur andando a prendere informazioni al comune, ha grandi difficoltà per garantirne, no, la qualità del dato, le informazioni, e quindi nell'erogazione del servizio penalizza l'utente che deve, no, come minimo ricontrollare i suoi dati. E quindi, diciamo, la potenzialità di questo sistema si spiega da solo, insomma, e come voi qui, insomma, informatici credo che ci siano, avere un'anagrafe di base è il principio fondamentale per dare servizi al cittadino. Cioè, noi parliamo di servizi al cittadino, ma se non c'è manco l'elenco, cioè, diciamo, diventa difficile, no, capire come farlo. Terzo pilastro fondamentale di questo scenario sono i pagamenti.
perché la pubblica amministrazione gestisce oltre il 50% dei pagamenti che il sistema nel suo insieme fa. Quindi quando si vedono le statistiche sull'andamento dei sistemi di pagamento in Italia e sul fatto che noi siamo all'ultimo posto anche qui perché usiamo ancora il contante in maniera assolutamente inadeguata a quelle che sono le situazioni attuali, beh, il 50% di tutta questa operazione è causata dai rapporti con la pubblica amministrazione. Quindi incidere su questi è fondamentale per cambiare il verso di questa operazione. Il contante, io poi mi dimentico sempre i PIL, cioè, quindi i numeri se vuole li dico in un altro momento, ma insomma va a punti di PIL. Cioè riuscire a eliminare il contante significa... Quanto pesa il contante questo 50%? Guardi, a me il 50% delle operazioni è praticamente oggi, diciamo, per lo più sono fatte tutte in contanti o attraverso bollettini postali, ma con procedure manuali. Cioè, qual è il punto che c'è? Anche laddove ci sono dei sistemi di pagamento, il percorso comunque con cui vengono utilizzati questi strumenti non è totalmente integrato e quindi in ogni caso il beneficio che se ne trae è minimo, anche se lei diciamo, usa il bancomat, faccio per dire, l'amministrazione non è collegata a questa operazione, quindi quando avrà le informazioni è sempre con ritardo e con procedure che non le permetteranno di accertare in maniera veloce la riscossione. Questo comporta disagi, mancanza di certezza sull'avvenuto pagamento, impossibilità per l'ente di conoscere il suo cash flow per poterne, no, gestire l'efficacia, insomma. Ecco, allora in questo senso dico che la possibilità di mettere nell'ambito del sistema pubblico l'utilizzo dei pagamenti è un fatto che è di sistema, non soltanto del diciamo, miglioramento della pubblica amministrazione. Ma è importante perché ancora una volta abbiamo, come dire, tutto rivoluzionato il modello di funzionamento. Oggi la pubblica amministrazione, se deve diciamo, gestire degli incassi, deve mettersi d'accordo con una banca, quindi fare un accordo, un contratto con uno specifico soggetto bancario, il quale può mettere a disposizione dei servizi. Questo significa che nella migliore delle ipotesi, in quella circostanza, io cittadino potrò effettuare i pagamenti in elettronico, ma dove mi dice quella banca e con condizioni e modalità che ha stabilito quella banca. Nell'ambito del sistema che è stato creato, grazie alla definizione di norme, regole e infrastrutture e con la collaborazione di tutto il sistema bancario, qui ci sono presenti le Poste, non mi pare che ci siano altre banche, però insomma voglio dire, poi testimonieranno anche loro, ma è un lavoro di equipe, di sistema, ripeto, sotto la tutela e la completa diciamo, vigilanza della Banca d'Italia. Consente diciamo, attraverso regole di interoperabilità di non dover scegliere a priori da parte dell'ente la banca, ma di lasciare questa scelta a favore del cittadino. Quindi il vantaggio a regime di questo sistema è che lei nel momento che dovrà pagare, faccio l'esempio della scuola, di una mamma che ha due figli, oggi deve pagare le rette scolastiche in due modalità diverse, in due strutture bancarie diverse, perché una scuola ha fatto un accordo con una banca, un'altra scuola ha fatto un accordo con un'altra. Un domani potrà invece, attraverso l'applicazione, una volta che ha stabilito quant'è l'importo che deve pagare, andare a scegliere la banca e pagare entrambe le due rette in un unico pagamento, quindi riducendo ulteriormente i costi e senza dover fare altre considerazioni. Questo sistema peraltro ovviamente qual è la sua ulteriore importanza a livello sistemico paese? È che è stato studiato insieme alla Banca d'Italia al momento dell'introduzione della SEPA e della direttiva europea.
quindi allargando e mettendo la pubblica amministrazione tutta insieme nella condizione di poter adempiere e sfruttare tutte le potenzialità che le direttive sui pagamenti hanno dato a disposizione, in particolare il fatto che sono stati ampliati i prestatori di pagamento e sono state date disposizioni che permettono l'utilizzo di tanti nuovi strumenti. Io cerco di concludere il mio intervento perché chiaramente questi che sono i capisaldi sono poi declinati, e ne parleremo più tardi quando parliamo della sanità, su tutte le intere filiere dei comparti. Quindi noi stiamo lavorando, come sapete, con la giustizia per quanto riguarda il processo civile telematico, anche se con qualche difficoltà iniziale dati i numeri e le complessità delle problematiche, però si stanno ottenendo grandi risultati in quel contesto dove ormai milioni di operazioni sono fatte in telematico, e stiamo lavorando con la sanità per la costituzione del fascicolo sanitario elettronico, un altro grande comparto nel quale l'impatto con il cittadino è fortissimo, perché ovviamente la salute è al primo posto. Io penso che in questa prima parte non voglio togliere spazio agli altri, magari se serve completiamo con qualche dettaglio. Grazie. Grazie per l'esposizione, devo dire ho capito tutto anch'io, mi sembrano molto interessanti. Mi colpisce, del resto spesso rimangono sotto traccia, perché è vero che si è sentito spesso il nostro Presidente del Consiglio annunciare innovazioni. Nel dettaglio io non le avevo capite, e mi sembra che l'atteggiamento, questo lo dico veramente come osservatore, l'atteggiamento sia quello di cavalcare le difficoltà che ci sono tra l'amministrazione e il cittadino, cogliendo, ho colto dalle sue parole, quindi mi sento rassicurato come cittadino, insomma, anche degli aspetti pratici che poi nella vita di tutti i giorni, la scuola, la difficoltà, cioè rappresentano le difficoltà insormontabili di tutti noi, insomma, all'interno di questa città, quindi per voi di questo paese. Quindi il PIN, i certificati, il sistema dei pagamenti, peraltro la sanità, eccetera. Quindi l'atteggiamento questa volta del governo, o comunque insomma, delle strutture, delle agenzie, mi sembra positivo. E naturalmente qui siamo insieme tra governo, associazioni dei consumatori, aziende. Per quanto riguarda le aziende, coloro che non ci sono rinunceranno a far sentire la propria voce, però mi sembra a questo punto l'altro, chiamato in causa anche dalla dottoressa Giovanini, l'altro fattore importante del sistema, no? Paese, che deve contribuire, è quello delle aziende. Quindi come aziende abbiamo, mi pare, le Poste e Wind in questo tavolo, come ci sono altri. Io comincerei con la dottoressa Strazzullo per la Wind, e insomma quali sono le sue reazioni a questa, al piano che c'è questa dottoressa Giovannini, mancanze, insomma, tanti in avanti o cose. Allora, nel frattempo ci ha raggiunto la dottoressa Veronica Manfredi, che finisce a noi, che poi ci farà sentire la sua opinione. Perfetto, allora io innanzitutto ringrazio il direttore generale di tutti. No, sono un capo di tavolo. Capo di tavolo. Non esageriamo. Capo di tavolo. Diventerà sicuramente il direttore. Ha sentito il dottor Dascoli, che è praticamente l'Europa. È l'Europa. È un augurio. Allora, innanzitutto io ringrazio per l'opportunità di poter in qualche modo dire la nostra. Chiedo scusa, si potrebbe parlare col microfono? Perché sennò l'audio non è di gran qualità. La presunzione di avere una voce è molto squillante, okay. Dice, sembra che. Grazie. Ok, allora stavo dicendo, ringrazio l'organizzazione per averci dato l'opportunità, insomma, di sedere a questo tavolo e di poter dire in qualche modo la nostra circa un tema così importante quale quello dell'agenda digitale e del raggiungimento degli obiettivi che essa si prefigge. Insomma, chiaramente la dottoressa Giovannini ha fatto un quadro assolutamente esaustivo, quindi io cerco un po' di confermare e rinforzare lato impresa quello che è stato detto dal governo. In particolare abbiamo visto con estremo favore il piano, i due piani in realtà, perché si parla sempre del piano strategico della banda ultralarga che riguarda l'aspetto infrastrutturale.
del paese, ma uno sguardo importante, come lei stessa ha sottolineato, va dato a quello dei servizi e della domanda, della domanda appunto che è assolutamente a nostro avviso il punto cardine. Perché se dall'aspetto infrastrutturale, quindi abbiamo visto recentemente lo sblocco dei 2 miliardi e 2, no? Che sono stati fatti dalla Corte dei Conti, e quindi un importante segnale da parte del governo l'avvio di questo stanziamento dei fondi a favore della crescita infrastrutturale del paese, va sicuramente dato, a nostro avviso, uno sguardo, un maggiore focus a quello dei servizi, perché soltanto probabilmente crescendo la domanda, quindi rendendo al cittadino appetibile la digitalizzazione, soltanto in questo modo sarà possibile effettuare quella digital transformation di cui il paese ha bisogno. E anche lei ha sottolineato che sicuramente a seguito di questo verranno individuate maggiori figure professionali, quindi noi crediamo veramente che questo sia il volano per la crescita del paese, ma appunto è necessario rinforzare l'aspetto della domanda. Voglio portare un esempio per tutti, molto semplice, un'esperienza che abbiamo avuto, che è quella relativa ai pagamenti elettronici, che anche la dottoressa evidenziava. Nel 2012 è stata fatta una norma, il legislatore ha introdotto una norma volta alla possibilità di utilizzare il credito telefonico per i pagamenti dei biglietti dell'autobus. Mobile ticketing, sì. Diciamo che dal 2012 è nata questa possibilità, che poi è stata rinforzata dal legislatore perché è stata veramente molto apprezzata dal consumatore. Se si pensa che in questo momento circa 40 città utilizzano mobile ticketing e sono stati venduti più di 7 milioni di biglietti con questa tecnologia. Basta semplicemente un SMS ad un numero dedicato e l'utente riceve il biglietto del mezzo di trasporto e può viaggiare comodamente. Quanti di noi si sono trovati nella condizione di non riuscire a comprare un biglietto per una questione sia, diciamo, logistica che magari meteorologica? Insomma, è evidente che è un mezzo immediato, veloce e utile. Il consumatore si è affezionato a questa cosa e lo utilizza. Qualsiasi consumatore, non parlo soltanto di smartphone, ma parlo anche del vecchio telefonino, no? Perché basta un SMS e si raggiunge. Perché porto questa esperienza? Perché secondo noi queste piccole cose, no? Che in qualche modo facilitano la vita quotidiana del cittadino, naturalmente lo traghettano lentamente verso la cultura digitale, perché a nostro avviso il tema principale ovviamente è quello culturale, quindi soltanto aumentando la domanda e quindi aumentando i servizi che il cittadino può utilizzare, soltanto facendo in modo che lui si possa affezionare alla velocità, all'immediatezza che il nostro strumento, quindi il telefono e l'utilizzo del credito, anche non semplicemente quello, soltanto in questo modo crediamo che la digital transformation potrà avere gli effetti che tutti quanti auspichiamo. E se posso dire, diciamo, quello che forse in qualche modo, oltre a rinforzare la domanda, potrebbe essere fatto, è sicuramente quello di poter vedere concretamente l'avvio dei cosiddetti voucher per l'utente. Al pari di quanto è avvenuto nel corso del digitale terrestre, se ricordate, insomma, lo switch off ebbe comunque un chip da parte dello Stato, no? E all'interno del piano strategico di banda larga è previsto che i voucher per gli utenti possono in qualche modo, cioè sono previsti. Auspichiamo quindi che in qualche modo questo possano essere già nella stabilità introdotti, in modo da consentire lo switch off degli utenti, dei nostri clienti, da una banda, diciamo, meno veloce a quella più, un upgrade sostanzialmente. E infine rinforzare, diciamo, la possibilità di interazione verso la pubblica amministrazione. Sappiamo che c'è una norma che è stata approvata recentemente,
che prevede l'obbligo di utilizzare i pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione, e speriamo che questa possa trovare attuazione il più velocemente possibile, chiaramente con i tempi previsti. E come ultimo tema, voglio ricordare che in Italia purtroppo abbiamo i limiti di emissione elettromagnetica più bassi del resto d'Europa. Diciamo, generalmente cerchiamo sempre di essere al passo con l'Europa, rispetto a questo tema siamo decisamente al di sotto della media. È chiaro che è un tema che è molto delicato, però anche il governo l'ha riportato all'interno del piano strategico della banda ultralarga e ha previsto l'innalzamento. Inoltre attendiamo dal 2012 due linee guida proprio dedicate a questo tema. Chiaramente si parla di velocità, si parla di nuove tecnologie, si parla di servizi, ma tutto questo non è possibile se non ci si adegua a quelle che sono le indicazioni europee. Quindi ci sono delle attrezzature normative, diciamo così. Sì. Diciamo, bisognerebbe in qualche modo adeguare l'Italia all'Europa. Allora, anche io ringrazio per l'introduzione la dottoressa Giovannini, perché credo che microfono. Abbia stato microfono quello che noi abbiamo, insomma, faticosamente in questo inizio di tavolo cercato ognuno lato nostro di ricostruire. Io passo a proprio per i temi che sono stati lanciati, in cui il consumatore, la conoscenza e la capacità del consumatore di sfruttare questa evoluzione a cui si sta attendendo, porto insomma l'attenzione su quella che secondo me è una criticità. La criticità è la difficoltà di far arrivare al basso, parlo per base intendo l'anello finale di questo, che è quello del consumatore, fare arrivare al cittadino, al consumatore, tutto quello che sono i vantaggi di quello che si sta costruendo, che con impegno il governo costruisce, perché c'è poi un coordinamento, non sta a me dirlo, ci sono rappresentanti a questo tavolo che danno meglio di me, ma c'è un grande coordinamento dell'impegno nazionale ed europeo su questi temi. Mi piace ricordarlo perché, come ho detto nella mia presentazione iniziale, noi gestiamo anche il Centro Europeo Consumatori, e quindi sappiamo quanti servizi non siano solo a livello nazionale, ma diano grandi possibilità di sbocchi a livello trasfrontaliero. C'è stato anche di questo servizio del Centro Europeo Consumatori una crescita costante negli anni, proprio a dimostrazione che oggi si parla sempre più di un carattere europeo di sviluppo della rete, e tutto l'impegno sui piani di sviluppo che hanno ricadute sui nostri PON lo dimostra. Ma i consumatori sono, a nostro avviso, ancora fuori da questa ottica. Allora lo sforzo che forse io pongo all'attenzione di questo tavolo è capire come creare maggiore integrazione. Da un lato noi associazioni dei consumatori agiamo attraverso le consultazioni pubbliche nazionali ed europee, ma rimane un piano, posso dire, un po' astratto. Dobbiamo poi far arrivare al consumatore, questo la Commissione è molto attiva, attraverso una serie di progetti, la possibilità di informare, ma anche di rendere capaci i consumatori di utilizzare questi strumenti, di richiederli. Cioè bisogna invertire, creare una cultura diversa, che oggi in Italia ancora non c'è. Ed è il motivo per cui c'è tanta difficoltà anche a superare quel gap sulla digitalizzazione. Perché fin quando io non capisco, non mi rendo capace di muovermi in via autonoma e di utilizzare tutte le possibilità, i servizi e sfruttare tutti i vantaggi che questo sistema può darmi,
è chiaro che lo vedo solo come un ostacolo, cioè tutto quello che è stato rappresentato prima in maniera chiarissima e che per noi che siamo più diciamo all'interno di queste tematiche comprendiamo pienamente i vantaggi, la tutela spesso sono vissuti come degli ostacoli e questo è chiaro che implica degli aspetti culturali del nostro paese. Anche dove noi abbiamo fatto un progetto proprio con la Commissione Europea, anche dove ci sono giovani che sono attivi, perché ormai tutti i ragazzi sono attivissimi, ci sono dati statistici che dimostrano quanto sono capaci a utilizzare, quanto utilizzano i mezzi tecnologici, sappiamo altrettanto che lo usano non in sicurezza. Quindi attenzione anche, perché sembra che ci sia un problema legato alla conoscenza tecnologica di chi non utilizza gli strumenti. In realtà ce n'è altrettanta, vedo POS, abbiamo collaborato attivamente con POS sempre sul progetto europeo, sul furto d'identità, ad esempio, che è uno dei timori più, diciamo, anche per i pagamenti online. Noi abbiamo fatto dei tavoli con tutti gli stakeholder e qui arriva, quindi passo dall'elemento culturale che è fondamentale all'elemento di rete, cioè è indispensabile che si crei una rete, perché come veniva detto non esiste la possibilità di segmentare questo sistema, bisogna costituire dei flussi di comunicazione. Allora io credo che le associazioni dei consumatori già svolgano in questo senso un ruolo, perché noi siamo i tavoli istituzionali in Agicom di cui discutiamo spessissimo di questi argomenti, siamo in Commissione Europea attraverso i progetti, le consultazioni, facciamo le consultazioni presso le autorità e presso il governo e attraverso i nostri sportelli, le nostre strutture, le nostre sedi diamo assistenza ai consumatori. Quindi da un lato grande attenzione a una nuova cultura attraverso progetti informativi specifici, ma progetti informativi che devono calarsi con attività concrete, cioè devono mettere in condizione i consumatori di agire, cioè non deve rimanere un'informazione astratta. Noi dobbiamo coordinarci in maniera più stretta con il governo, con le authority, per riuscire a creare un coordinamento più stretto su quello che sono le paure, far superare queste paure ai consumatori e avvicinarli ai servizi. Là mi è interessato molto l'aspetto di creare domanda, ma la domanda si crea quando io so che ottengo, di che cosa si parla e quando io so che ottengo quei servizi in sicurezza e che questo mi semplifica la vita. Tutti noi siamo portati a ripetere, diciamo, in maniera abitudinaria le nostre attività fino a quando non ci rendiamo conto che c'è una via più breve, più facile e più semplice. Noi dobbiamo far arrivare questo messaggio di semplificazione reale al consumatore e il ruolo dell'associazione dei consumatori credo sia fondamentale per questo. Tutte queste riforme, pure a livello operativo che si stanno facendo, io chiedo veramente all'Agid e al governo che ci possa essere una maggiore interazione con noi, perché noi possiamo avere un ruolo fondamentale per due motivi. Uno, perché possiamo aiutarvi a capire come semplificare qual è il lato dell'utente e questo spesso, tranne che nelle consultazioni, poi nella fase poi più operativa noi non interloquiamo, invece dovrebbe essere intensificato questo rapporto, diciamo, di, e anche perché noi con le nostre sedi possiamo, siccome è stato giustamente in maniera molto corretta detto che non sono sviluppi, programmi che si realizzano dall'oggi al domani, ma ci vuole un periodo di tempo a medio e lungo termine, in quel medio e lungo termine le associazioni dei consumatori possono essere quei soggetti che mettono in condizione il consumatore di utilizzare questi strumenti quando ancora non è in grado di farlo da solo. Possono essere quell'anello di passaggio che consente ai consumatori un inizio della cosiddetta capacitazione del consumatore, che non è un percorso, e sono d'accordissimo con la dottoressa Giovannini, non è un percorso dall'oggi al domani,
ma è un percorso lungo, faticoso, che deve vedere impegnati tutti i soggetti, dal governo, le aziende, perché veramente non c'è nessuno intorno a questo tavolo che non abbia un unico interesse. L'autorità collaboriamo costantemente, ma ci deve essere veramente un impegno di tutta la filiera, e noi credo possiamo giocare questo ruolo fondamentale proprio per rendere capace il consumatore di cogliere i vantaggi e di usarli in maniera concreta. Bene, mi pare, almeno da come io sto cercando di seguire il dibattito, che a me sembra piuttosto interessante, che su due temi siamo abbastanza d'accordo, a me in qualche modo convincono. Cioè il circuito virtuoso di un'operazione di questo genere è del tutto evidente, insomma. Gli investimenti, lo sviluppo, la creazione di domanda e di nuovi servizi. Qui diciamo il segno è sicuramente più. C'è un rapporto cittadini pubblica amministrazione, e anche qui mi sembra che il segno sia sicuramente positivo, come dicevamo prima, lo diciamo assolutamente come cittadini. Secondo me le criticità, ma questo sentiremo adesso il dottor Santella, che è l'autorità per le comunicazioni, e comunque in qualche modo non è l'antitrust, ma siamo sempre sul mercato, no? E secondo me bisognerebbe avere chiare quali sono le criticità di un passaggio, no, così imponente al digitale per quanto riguarda, no, tutta una serie di servizi, e quindi per quanto riguarda i risvolti che attengono alla concorrenza, e di conseguenza la concorrenza tira la difesa, la ruota, si così dice, insomma, del cittadino e del consumatore. Questo mi sembra un punto che magari potrebbe aiutarci a fare un passo in avanti nel nostro dibattito. Naturalmente bisognerebbe fare arrivare al microfono, che non c'è. Grazie. Funziona? Sì. Sì, la ringrazio per la domanda. Io credo che siano stati toccati, diciamo, tutti i temi importanti dall'Agit, dalla società e dell'associazione dei consumatori. Qual è l'attività dell'autorità per le comunicazioni, almeno per quanto mi interessa, diciamo, in questo tavolo, e che può fungere, diciamo, da complemento, da sfondo. E come diceva lei, è quello della competizione tra operatori. Diciamo che abbiamo due gambe, come diceva la dottoressa, diciamo, la tutela del consumatore, che fa poi da contrappeso alla liberalizzazione e quindi al mercato, al libero mercato. Diciamo, parliamo per il momento della parte del mercato. Si diceva nel primo intervento nei vari indici che sono stati diciamo inventati per misurare il livello di digitalizzazione e di raggiungimento dell'agenda digitale, ci vedono messi abbastanza male, no? Si parlava del 25esimo posto su 27-28. Di questi indici sono una media di vari fattori, tutti toccati qui in questa discussione. Uno è la connettività, uno è l'uso di internet, l'interoperabilità, la creazione di servizi e quant'altro. Diciamo che su tutti questi indici più o meno non siamo messi benissimo rispetto allo standard europeo. Dove interveniamo noi nell'ambito di questi indici come autorità? Il primo punto è quello della connettività. Si parla qui di utente interconnesso e quindi connettività. E quindi direi che il quadro comunitario prevede, per quanto riguarda la connettività e l'infrastrutturazione, due forze motrici. Da una parte il mercato, quindi l'intervento dei privati, l'iniziativa del privato, che quindi si esplica correttamente laddove c'è una regolamentazione diciamo chiara, certa, e che vada nella direzione diciamo delineata anche dalle direttive comunitarie. L'intervento privato, e poi c'è l'intervento pubblico, quindi la normativa sugli aiuti di Stato, che vanno dosati e tra l'altro approvati dalla Commissione Europea.
Quindi è chiaro che ci troviamo in un momento molto delicato che vede quindi un forte impegno del governo per la, nell'ambito quindi diciamo della, del quadro degli aiuti di Stato, poi dosati in modo diverso a secondo se siamo in aree più o meno competitive, no? Sono stati creati 4 cluster, il cluster A delle 15 principali città, il cluster B dei comuni dove già c'è un intervento privato forte, il cluster C dove in questo intervento privato è meno forte, fino al cluster D dove effettivamente è un'area a fallimento di mercato per cui soltanto l'intervento pubblico può creare infrastrutturazione. Ma è chiaro che tutto questo da solo non basta se non c'è l'intervento privato. Lo stesso piano del governo dice X miliardi di intervento pubblico e Y miliardi di intervento privato. Noi come possiamo intervenire in questo? Sull'intervento privato è quello di creare e stabilire delle regole ed è quello che stiamo facendo con le analisi di mercato e la definizione dei rimedi. Diciamo che a che punto siamo? Io ho visto diciamo, tutti gli indicatori che sono stati pubblicati, almeno per quanto riguarda la connettività, e l'elemento di novità che abbiamo visto nel 2014-2015 è effettivamente una forte iniziativa privata a migrare i loro servizi dalla vecchia diciamo, tecnologia alla nuova tecnologia a banda ultralarga, nel senso che i numeri che abbiamo non sono ancora entusiasmanti, ma quello che è interessante è il tasso di crescita che abbiamo osservato con l'ultima analisi di mercato che abbiamo notificato alla Commissione Europea e che pubblicheremo nei prossimi giorni. Voglio dire, faccio un esempio, come tasso di copertura di infrastrutture di nuova generazione, solo inizio 2014 avevamo un 23-24% e è aumentato nel giro di un anno di 10 punti percentuali grazie sia alle iniziative pubbliche ma combinate con un intervento privato. Ora, un incremento di 10 punti percentuali diciamo in un anno è insomma, sostanzialmente una novità. Diciamo che delle 150.000 aree armadio, cosiddetti cabinet statali, quelli che vediamo che abbiamo in Italia, oggi ne sono stati infrastrutturati 50.000, quindi a occhio e croce diciamo, un terzo del territorio vede diciamo, una competizione infrastrutturale, quindi 33% del territorio anziché il 23%. Insomma. E questo è un segnale incoraggiante, che ovviamente da solo non basta, ci vuole l'intervento del governo che c'è. Noi che cosa facciamo qui? Facciamo delle regole tecnologicamente neutrali, non favoriamo una tecnologia rispetto all'altra, per noi è la stessa Commissione Europea che ci chiede sostanzialmente di essere neutrali rispetto alle tecnologie e quindi c'è il mondo della rete fissa, ma c'è anche il mondo del mobile, dello spettro radio, quindi creiamo le regole di armonizzazione dello spettro radio e in questo punto non siamo indietro rispetto agli altri paesi, così pure la diffusione della banda larga su tecnologia radio non ci vede messi male e anche la realizzazione di reti di quarta generazione è sostanzialmente molto avanzata, abbiamo 2 operatori che hanno superato l'80% della copertura. Quando parlo di quarta generazione parlo di quelle tecnologie che abiliteranno una banda ultralarga anche su accesso radio. Anche la penetrazione, cioè se parliamo di quanti utenti su 100 hanno servizi a banda ultralarga, il numero europeo è basso in tutta Europa, si parla di un 6%. Di quelli che hanno banda superiore ai famosi 30 megabit al secondo. Noi sì. Siamo partiti da zero nel 2013, adesso abbiamo un 2-3%, quindi voglio dire, è chiaro che è anche la situazione europea che non è messa bene sull'infrastruttura a banda ultralarga. Sul lato consumatore, il lato consumatore è chiaro che tutto quello che attiene alla creazione della domanda e alla creazione dei servizi non è di competenza nostra, diciamo, noi abbiamo più un aspetto concorrenziale che è quello di favorire il passaggio degli utenti tra diversi operatori e questo deve avvenire in tempi rapidi e senza disservizi, quindi come dire la portabilità del numero
su rete fissa soprattutto, con prestazioni magari che si avvicinano a quelle su rete mobile, no? Abbiamo visto che uno dei motivi anche del successo del mobile è stata la creazione di regole sin dal 2000-2001 per la portabilità del numero, cioè la facilità con cui un cliente cambia gestore in pochi giorni, oggi addirittura un paio di giorni, e questo, come dire, ha creato un ambiente molto dinamico e concorrenziale. Sul fisso abbiamo avuto più difficoltà, ma anche perché proprio la tecnologia che è diversa, diciamo. Però diciamo che oggi abbiamo misurato che circa ogni anno un paio di milioni di clienti cambia gestore sostanzialmente su rete fissa, il che significa su un totale di 20 milioni di linee, diciamo, c'è un 10% di movimentazione l'anno. Monitoriamo con i Corecom e con l'associazione dei consumatori i disservizi che ci sono lato cliente nel passaggio, tipicamente legati ai ritardi, a errori di fatturazione, a servizi non richiesti. Devo dire che abbiamo misurato circa su 2 milioni di passaggi l'anno 40.000 segnalazioni che riguardano questa materia, e che e di queste diciamo 6.000 sono di servizi nella portabilità del numero. Diciamo che 6.000 è un numero grande, però se rapportato a 2 milioni di passaggio l'anno è una percentuale comunque abbastanza piccola. Però anche su questo, visto che il tema è quello dei consumatori, stiamo lavorando molto per cercare di ridurre questa percentuale ulteriormente con i Corecom e con l'associazione dei consumatori. C'è poi tutto il tema della trasparenza tariffaria, diciamo, contrattuale e quant'altro, va a tutela del cliente. Quindi, diciamo, ecco, gli interventi nostri sono ovviamente non sul lato della domanda, che però è comunque essenziale per creare, diciamo, l'incentivo all'infrastrutturazione, ma quindi su due aspetti che sono, come dire, un po' più preliminari a questo. Io, diciamo, non aggiungerei altro, ma magari lascerei dopo se ci sono domande. Sentirei ancora la voce sia a un protagonista aziendale che sia protagonista dei consumatori, quindi a commento probabilmente le emergenze che stanno in palio. Poi sentirei il professor Bassan, che il professore ci aiuterà anche a chiarirci, insomma, a mettere a legare insieme i vari aspetti, e poi, se siete d'accordo, darei la voce all'Europa per concludere questo primo giro, e poi riprendiamo un altro giro, e secondo me saremo interamente nei tempi per chiudere prima, poco prima di mezzogiorno. Quindi la dottoressa Anna Pia Sassano delle Poste. Acceso? Sì. Allora, ho visto che prima la Giovannina ha citato il tema dell'identità digitale. Io penso che per i consumatori sarà il cambiamento più grosso, e è il vero, la vera digitalizzazione. Quella di cui stiamo tutti parlando si chiama informatizzazione, questa invece è la fase nuova, quella della digitalizzazione. Allora, l'identità digitale intanto non è un tema solo italiano, ha detto benissimo la dottoressa Rio, è un tema europeo. Noi non stiamo facendo speed perché in Italia abbiamo deciso di fare speed, stiamo facendo speed perché tutta l'Europa sta facendo speed. E su questo tema, ringraziando Dio, siamo un po' più avanti degli altri, grazie anche al coordinamento dell'AGIP. Quindi il tema di rimettere, è come se noi stessimo rimettendo in mano al consumatore il telecomando delle scelte sui servizi. E non è soltanto il PIN, non è soltanto il PIN, è il passaggio al digitale sul mobile, nel senso che questi strumenti nuovi non ti consentono di digitare come facevamo una volta sul PC, sono strumenti nuovi dove i tuoi dati devono già stare da qualche parte in modo da essere automaticamente invocati e utilizzati per fare le transazioni. Questo è il mondo nuovo. Noi adesso stiamo facendo la fase 1, quella proprio terra a terra, partiamo, io penso, noi siamo tra gli utenti provider, stiamo lavorando con l'Agenzia dell'Italia Digitale per partire a gennaio, penso che entro gennaio saremo pronti a partire. Non siamo solo noi, siamo noi, lo dico perché da sistema pensa questa cosa, siamo noi, Telecom e Infocert, sperimentatori in questo momento. È chiaro che noi lo siamo perché in tutta Europa gli operatori postali sono gli operatori dell'identità digitale, sono stati in Francia
la posta, quella che guida, un po' dappertutto sono stati gli operatori postali per ovvi motivi, perché siamo quelli più vicini, diciamo, all'utenza, ai cittadini da certi punti di vista. Io lo terrei molto sott'occhio e raccolgo molto l'invito della dottoressa, non stiamo più parlando dei sistemi di prima, quindi questa cosa delle consultazioni, le audizioni, siamo davanti al mondo degli ecosistemi, fortemente interconnessi, forse serve un tavolo paese per fare questi meccanismi qua. L'invito sarebbe quello di creare un tavolo paese sul digitale, secondo me ci serve e serve anche urgentemente, perché quando comincerà quest'altra fase della trasformazione, come avete detto giustamente voi, i tempi sono lunghi, non così tanto come pensiamo. Nel senso che i tempi sono lunghi sull'informatizzazione, sulle infrastrutture, quelle che diceva la dottoressa Giovannini, ma la soglia di ingresso del digitale è molto più bassa di quella. Quindi i servizi digitali andranno più rapidamente di quello che si pensa. Il rischio è che ci troviamo noi come paese a essere più indietro rispetto ai servizi digitali che ci venderà la Francia, la Germania, gli altri paesi europei. Se noi non acceleriamo il nostro processo di digitalizzazione non saremo fra gli attori primari della digitalizzazione europea. Io penso che su questo tema un po' di concentrazione la metterei. È difficile la trasformazione digitale, tutti adesso fanno questi grandi piani di digital transformation. Quello di Poste è veramente, stiamo rivoltando come un pedalino l'azienda, veramente impegnativo. Nel senso che, come lei diceva, quando hai rimesso in mano il telecomando al cittadino devi ritrasformare tutti i servizi. Perché i servizi devono essere fatti in funzione di quello che sta dall'altra parte, non in funzione del tuo business, in funzione delle sue esigenze, che il livello di concorrenza sarà altissimo e quindi questo ridà molta voce ai consumatori sul tema del digitale. C'era una cosa che prima, c'era un altro tema che adesso si è andato a focalizzarsi sui temi di consumatori che va tenuto sotto controllo. Il nodo dei pagamenti, di cui la dottoressa Giovannini è la madre, per cui mi permetto di citarlo come un esempio di una cosa che, su cui stiamo più avanti di tutti gli altri in Europa. Noi sui nodi della pubblica amministrazione stiamo più avanti degli altri paesi europei. Adesso il tema è come farli diventare nodi di sistema paese anche per il rapporto fra imprese e non soltanto tra imprese e pubblica amministrazione. Sul nodo dei pagamenti è un esempio di quello che sta succedendo sul digitale. Il tema è si abbassa il livello di disintermediazione, cioè noi siamo abituati a un mercato fatto con molti intermediari. Il digitale abbassa la soglia, quindi praticamente, lo devo dire, elimina la disintermediazione. Questo abbassa da un lato le tariffe dei servizi, sicuramente le abbasserà. Però è una trasformazione di business, non è una trasformazione tecnologica, che è il motivo per cui serve un tavolo da sistema paese. Lo dico perché l'ho già detto in un altro convegno e lo continuo a ripetere. Questo è un change management di paese, se non facciamo un tavolo e non ci mettiamo seduti, altri verranno a vendere i loro servizi qua. Guardate l'Estonia, guardate un articolo che è uscito qualche tempo fa, nessuno ci ha fatto caso. Puoi diventare cittadino europeo, l'identità digitale, se noi non partivamo, chiunque di noi la poteva andare a comprare in Estonia. Il Digital Single Market che voi avete citato, l'EIDAS, prevede che nel 2018, non gliene importa niente a nessuno a che punto stiamo, dal 2018 noi saremo tenuti ad accettare l'identità digitale europea sui nostri sistemi della pubblica amministrazione. Quindi è un percorso non così lungo come si pensa, abbiamo 2 anni davanti molto intensi, quindi sarà il caso di concentrarci molto sui risultati e sugli obiettivi. Ripeto, per posizionarsi in Europa, perché non è che non li avremo questi servizi, ce li venderanno altri se noi come sistema non andremo avanti. Interessante, è anche l'idea, la sfida, come è avvenuto in tanti altri campi, quello bancario negli anni 90, eccetera, non ricordo perché ci sta un traguardo. Guardi, uso un esempio, noi abbiamo messo 7 anni con la fatturazione elettronica, 7 anni, io sono passata dalle telecomunicazioni alla pubblica amministrazione, adesso sono tornata a Poste. Ci abbiamo messo 7 anni e abbiamo svoltato quando abbiamo fatto il forum della fatturazione elettronica, dove c'eravamo tutti. C'eravamo noi, le imprese, le consumatori, c'eravamo tutti. Allora, probabilmente per il digitale in generale servono le tavole di quel tipo, altrimenti diventa un po' difficile. Esatto, e quindi questa sfida e traguardo che insieme all'altro condiviso, naturalmente sviluppo, non vorrei sembrare vittima del digital, per età o cose di questo genere qua. E mi preoccupo naturalmente di due aspetti che ho sentito meno, magari adesso avviene il momento
consumatori ci può dire qualcosa in proposito, se ritiene. Cioè, uno è un po' lento con il mondo, però a me l'ha detto un po', insomma, no, per l'anagrafe nazionale, il sistema di pagamento in qualche modo integrato, per cui, e anche questo a livello di riservatezza, ma abbiamo già rinunciato, dagli esperti informatici abbiamo già rinunciato, insomma, all'idea della riservatezza, non esiste praticamente più, quindi mi rendo conto che è abbastanza metodistico, insomma, anche porre il problema. L'altro problema però, lasciamo perdere la riservatezza, però almeno deve essere tutelato dal punto di vista del portafoglio, nel senso che non vorrei che passando con il mio telefonino, no, al casello autostradale poi dopo mi trovo un conto di, no, di 200 euro per aver fatto 50 km. E quindi insomma mi pare che ci sono due aspetti che secondo me da questo punto di vista, come per voi saranno chiarissimi, per me invece rimangono come cittadino, mentre vengo favorevolmente colpito dall'idea di avere una vita più semplice, non vorrei però pagare il prezzo, un prezzo troppo alto. Devo dire che invece è proprio questo l'aspetto più importante, che io forse ho trascurato nella mia presentazione, ma che riguarda proprio la eliminazione di tanti passaggi e la creazione di infrastrutture. Sì, prego. La risposta secondo me è interessante e sarà oggetto del suo intervento. Faccio dopo, no, sì, no, perché voglio togliere spazio. No, l'aspetto con ansia veramente, perché è una curiosità. Sì, ma insomma facciamo, ecco, anche altri punti che hanno toccato. Facciamo così, lei ci fa da vivo per il giro di tavolo, come si fa. Facciamo, se no mi toglie la questi temi specifici, allora aspetterei anche i chiarimenti della dottoressa Giovannini. Io partirei dal tema dei servizi per arrivare però anche a una riflessione sull'aspetto della struttura, su cui abbiamo un po' sfumato fino a questo momento. Sui servizi, ho trovato interessantissima l'introduzione della dottoressa Giovannini, che ci ha fatto una panoramica molto chiara di obiettivi futuri, su cui certo si sta già lavorando, ma prendiamo anche atto che siamo in una situazione che è molto lontana ancora da quegli obiettivi. Faccio un esempio a proposito di armonizzazione e di semplificazione delle procedure. Io trovo estremamente interessante e positiva la possibilità che dà l'Agenzia delle Entrate di inoltrare la dichiarazione dei redditi per quei cittadini che sono in grado di farsela da soli per via telematica. Ora, cosa bisogna fare per fare questo inoltro? Bisogna intanto avere Explorer, perché sugli altri browser il programma non viene scaricato. Quindi se non ce l'abbiamo dobbiamo scaricare Explorer. Dopodiché ci viene detto che per scaricare il programma che serve per compilare la dichiarazione dei redditi, che è bellissimo, è guidato, è facilitato tutto quanto, però per scaricarlo ci vuole Java. Ora, attenzione però, perché se siamo stati così diligenti da avere sul nostro computer già installato l'ultima versione di Java, non va bene, perché il programma si scarica solo con la versione precedente. Se abbiamo Java 8 dobbiamo disinstallarla, installare Java 7 ci vuole mezz'ora e poi abbiamo finalmente il programma da poter compilare. Prima di tutto questo bisogna che siamo andati personalmente all'Agenzia delle Entrate a fare la fila fisica per avere il PIN. Quando abbiamo tutto questo possiamo finalmente compilare. Quando abbiamo compilato e siamo pronti per spedire, il sistema ci dice che abbiamo installato una versione obsoleta di Java e ci chiede di installare la versione 8. Tutto questo funziona per il... No. Questo è uno dei problemi su cui si è detto che si sta lavorando. Allora, evidentemente tutto questo non va bene, perché come diceva la collega Ofelia Oliva, sono problemi che generano diffidenze e fanno dire al cittadino: beh, si stava meglio quando si stava peggio. Questo crea evidentemente un rigetto verso le nuove procedure e una disaffezione. Quindi questi sono problemi concreti rispetto ai quali
e mi pare di capire che si stia lavorando, e rispetto ai quali credo anche che le associazioni di consumatori possano dare un loro contributo. Scusi, certamente. Qual è il punto che bisognerebbe fare? È un cammino che percorriamo tutti. Ovviamente una semplificazione delle procedure informatiche, ma anche una loro omogeneizzazione, una loro conformazione, perché poi quando dalla dichiarazione dei redditi passiamo al processo telematico abbiamo procedure completamente diverse. Quando andiamo in anagrafe per avere la carta d'identità digitale dobbiamo pagare 20 euro in più e aspettare un mese che ci venga consegnata. Quindi sono complicazioni anziché semplificazioni che mettono il cittadino in una condizione di atteggiamento non favorevole verso l'innovazione. Quindi questo è un tema. Dicevo, il contributo che le associazioni dei consumatori potrebbero dare ovviamente non è nella costruzione dell'architettura dei sistemi, ma eventualmente in una fase finale prima del rilascio si potrebbe anche immaginare di costituire dei gruppi di verifica della facilità e dell'accessibilità delle procedure e avere dalle associazioni dei consumatori un parere sulla fruibilità delle procedure che vengono implementate. Questa è una prima considerazione. Sul tema invece degli aspetti strutturali, intanto ricordiamo che l'agenda digitale non è un ectoplasma che compare all'improvviso dal buio cosmico. È un percorso che si va ad inserire in un progetto più ampio dell'Unione Europea e dell'Italia che ha a che fare con obiettivi di crescita che sono poi articolati in diversi sotto-obiettivi e in diverse azioni, di cui l'agenda digitale è una. E fra gli obiettivi dell'agenda digitale ci sono non solo i servizi, ma anche la creazione di una rete di banda ultralarga che consenta di convogliare la quantità di dati che sono necessari per arrivare a servizi adeguati. Ora, su questo tema tutti gli indicatori ci dicono che l'Europa è in ritardo rispetto al resto del mondo e l'Italia è in ritardo rispetto all'Europa, in grave ritardo, perché siamo appunto, come è stato detto più volte, agli ultimi posti. Ecco, io credo che qui si tratti di sviluppare non più solo teorie che negli anni passati si sono alternate in modo altalenante. Io ricordo che dal punto di vista della gestione della proprietà della rete si risale al 2006, con la prima ipotesi di scorporo della rete Telecom, che fu un'idea che nasceva non da strategie politiche di interesse nazionale, ma nasceva dall'esigenza di alleggerire il debito che Telecom aveva contratto con l'acquisto con l'incorporazione di TIM. Negli anni successivi poi sono cambiati i vertici di Telecom, il progetto è stato accantonato. Negli anni successivi il tema della creazione, dell'implementazione e della proprietà e della gestione della rete ha vissuto situazioni via via altalenanti, nel senso che a tratti si diceva deve essere pubblica, a tratti si diceva investono i privati, l'ex monopolista, tutti. E fino a qualche mese fa, che a seguito della pronuncia anche dell'antitrust, che ha preso una posizione molto chiara al riguardo, sembrava che ci si fosse orientati. La posizione dell'antitrust fu presa a seguito anche della vicenda MetroWeb, ricordo, e a seguito di quel pronunciamento dell'autorità. Scusate se mi interrompo, è arrivato il vice segretario generale, dottor Tisca, della presidenza del Consiglio dei Ministri. Grazie di essere con noi. Opa.
dicevo, a seguito di quel pronunciamento dell'autorità, anche il decisore politico sembrava essersi allineato sull'idea di uno sviluppo della rete di banda ultralarga che fosse magari non necessariamente in mano pubblica, ma comunque controllato dal pubblico. E questa è un'idea che noi, che la mia associazione condivide. Noi abbiamo sempre pensato che non solo in materia di telecomunicazioni, ma in materia di tutti i servizi dove c'è una rete, questa rete richiedesse un controllo pubblico. Questo non per uno statalismo ideologico, ma perché riteniamo che quella sia la condizione per un dispiegamento vero della concorrenza. Poi si dirà che in materia di telecomunicazioni è forse l'unica, o comunque quella dove maggiormente le liberalizzazioni hanno favorito lo sviluppo della concorrenza, ma questo anche grazie a uno sforzo immane in termini di regolazione e di attività sanzionatorie. Io, al di là di quello che pensiamo noi, credo che comunque alla fine una decisione debba essere presa. Settimana scorsa abbiamo letto che, contrariamente a quello che sembrava fino a qualche giorno fa, abbiamo letto sui giornali che invece pare che a seguito del cambio dei vertici di Cassa Depositi e Prestiti sia cambiato l'orientamento anche su questo aspetto. Io credo che sia il momento di arrivare ad un superamento del dibattito teorico sulla scelta da fare, e che una scelta si faccia. Qui, se sarà una scelta che noi condividiamo lo diremo, se non la condividiamo la contrasteremo, però bisogna entrare assolutamente nella fase operativa della creazione di questa struttura. Tutto qui, vi ringrazio. Grazie perché c'è anche Sacca dell'ADOC. Io dell'ADOC sono stato tra i fondatori, il fondatore, lo statuto l'ho fatto io dell'ADOC. E quindi la rappresenta pienamente sul piano morale. È uno dei padri. No. Volevo fermare la mia attenzione sulla network dei professori Giammonelli, sono ad un convegno, che sono stato anche qui uno dei promotori, dei fondatori, qua accanto all'amico Virgilio Tastoli, perché abbiamo lanciato una summer school che inizialmente abbiamo fatto a Malta sulle nuove didattiche per quanto riguarda innovazione didattica, per quanto riguarda l'insegnamento, perché il sistema frontale lo riteniamo superato, e quindi l'utilizzo del digitale. E a Oviedo, col professor Abbate, all'Università di Oviedo in Spagna, abbiamo dato vita anche a Viver Europa 2020, per coinvolgere sia il mondo delle imprese, piccole e medie imprese, sia il mondo della scuola tutta, perché siamo convinti che ci deve essere un dialogo. Nel mondo dell'educazione vada superata attraverso il digitale, con l'aiuto anche del digitale, il rapporto fra università e l'altro mondo della scuola, di primo grado, secondo grado, insomma media, superiore, e il digitale in questo può aiutare. E il sistema di metodologia con cui fare l'insegnamento deve essere superato, facendo in modo di creare attraverso il digitale dei gruppi di lavoro tra studenti, e qui dividere gli argomenti e dare prima della lezione il materiale su cui gli studenti si possono documentare, e alla fine della lezione fare in modo il cosiddetto feedback riassuntivo con le proposte degli studenti. È questo che stiamo andando avanti, per cui l'agenzia
questa associazione dei consumatori può giocare un ruolo, perché può motivare le famiglie a prendere atto del cambiamento, perché gli studenti sono in una fase più avanzata molto spesso degli stessi insegnanti. Grazie. Grazie, grazie a lei. Allora, io saluto il dottor Tisca che è qua con noi, naturalmente poi a lei posso sperare così, in qualche modo, dare delle risposte a quello che è stato sollevato dal tavolo, che purtroppo io non so riassumerle in modo, però sicuramente lei avrà il quadro della situazione molto meglio di tutti noi insieme, e c'è una certa convergenza naturalmente sullo sviluppo, una mancanza di timore per quanto riguarda gli aspetti della concorrenza, una necessità invece di togliere insomma quelle strutture, quei colli di bottiglia legislativi che invece ancora si presentano qua e là all'interno del nostro sistema, una richiesta di omogeneizzazione delle procedure, cioè anche dal punto di vista dei consumatori, che secondo me probabilmente con la Calabria potrà essere in qualche modo superata con maggiore facilità, e naturalmente un punto sostanzialmente piuttosto forte per quanto riguarda l'identità digitale, che dovrebbe comunque essere, mi pare di aver capito, la sfida maggiore, anche perché altrimenti corriamo il rischio di farcela rubare dai concorrenti stranieri. Mentre mi sembrava anche il caso di sollevare problemi per quanto riguarda la riservatezza e la sicurezza, e questi sono temi che naturalmente sono piuttosto all'ordine del giorno da parte di noi cittadini. Io a questo punto, mentre prima ero piuttosto ottimista sui tempi, adesso sono le 11:15, siamo molto vicini, quindi mi pregherei un pochino di stringere. Io chiederei al professor Bassano di fare di aiutarmi insomma in questo mio tentativo di arrampicarmi, no? di dare un quadro complessivo della situazione, quello che sicuramente con maggiore precisione. Brevemente poi passerei a Veronica Manfredi, un intervento di Dastoli che ci dà un po' il senso di questa situazione, e poi la risposta di Tisca, così cerchiamo di chiudere, per poi magari fare un giro velocissimo con una proposta su come si possa insieme replicare questi tavoli a livello istituzionale, che poi mi pare la missione, non la possibilità, come si dice, di questo consumo di sport. Prego, professor. Sì, grazie. Ci dobbiamo arrampicare, quindi... Beh, io mi arrampico, penso che dall'alto, dall'Accademia tedesca. No, si chiamo Calvino, io in genere sono qui a semplificare. Il compito di semplificazione però aspetterà un sottosegretario, quindi io mi occupo di complessità e vi porto questi temi su un piano che spero possa essere d'aiuto alla discussione. Ma insomma, quando affrontiamo questi temi, noi in genere abbiamo un trilemma con cui dobbiamo confrontarci. Il trilemma è quello investimenti, concorrenza, tutele. La coperta è corta, non può coprire tutti e tre i corni, per cui di volta in volta, storicamente, ci troviamo a puntare più su uno piuttosto che l'altro. Negli anni 90 abbiamo aperto i mercati, quindi il driver era concorrenza. Concorrenza, apriamo diciamo i settori, non c'è problema di investimenti perché vengono da soli quando c'è concorrenza, e quindi negli anni 90 non sarebbe caratterizzato da questo. Gli anni 0... le tutele dei consumatori, una volta aperti i mercati alla concorrenza dobbiamo garantire tutele dei consumatori, per cui tutto quanto il diritto europeo che si è spostato su quest'asse. Negli anni 10 abbiamo problemi di investimenti, il denaro costa niente ma non gira, e quindi dobbiamo vedere come il pubblico può intervenire per aiutare appunto gli investimenti. E il sottosegretario poi si illustrerà tutte quante, immagino, no? Le dinamiche sui vari cluster A, B, C, D, C, D che diventano uno solo e via dicendo. Posso fare una previsione? Noi ci basiamo su fallimenti di mercato, perché ad oggi ci sono aree bianche, aree a fallimento di mercato, perché non ci sono driver di sviluppo. Allora, tra 10 giorni Netflix entra sul mercato. Tra 5 mesi noi stiamo a parlare di altri tipi di investimenti, perché le aree a fallimento del mercato non saranno più a fallimento e gli operatori cominceranno a
speriamo, a investire, perché laddove è andato male, come in Francia, ha fatto 400.000 abbonati nei primi 6 mesi. Cioè c'è una killer application finalmente, la cercavamo tutti quanti, è arrivata, ovviamente arriva dagli Stati Uniti e questo è un altro tema. Però probabilmente questo corno del problema oggi sul tema degli investimenti andrà avanti con dinamiche accelerate. Il tema della concorrenza, sapete, la concorrenza oggi è andata un po' in secondo piano, vedete il settore bancario, laddove c'è stata una difficoltà, quando non sono solo le banche del sud ad essere in difficoltà, ma c'è anche qualche banca del nord Europa, si allentano le regole e quindi le norme sugli aiuti di Stato sono state applicate in modo molto più largo. E le tutele del consumatore, queste stanno un po' arretrando oggi, perché l'Unione Europea, evidentemente, dovendo fare, sono le tre carte, no, della la donna di cuori, e quindi facendo prevalere il tema degli investimenti, le tutele dei consumatori sono andate un po' in secondo piano. Che vuol dire in secondo piano? Vuol dire che quando si è intervenuti lo si è fatto prevalentemente con direttive. Il tema delle direttive oggi è complesso, perché chiedere agli Stati membri di dare recepimento alle direttive quando ci sono scelte importanti da fare e le scelte devono essere fatte a livello nazionale è complicato, perché i governi, laddove spingono sugli investimenti, poi hanno maggiore difficoltà a rendere operative queste forme di tutele. Faccio un esempio banale, sulle soluzioni delle controversie, su un altro tavolo, no, su questo un'altra sala. L'Unione Europea ha adottato una direttiva sulle ADR e poi un regolamento sulle ODR. La differenza qual è? Sapete, no? Il regolamento è direttamente applicativo, la direttiva no. Il regolamento è entrato in vigore sull'ODR. L'ODR vuol dire che tutte le conciliazioni devono essere in forma digitale. Quindi si è creato un sistema a Bruxelles che è un centro di smistamento, tutti i reclami devono andare digitalmente su Bruxelles e poi Bruxelles li invia alle autorità nazionali competenti. Qual è l'autorità nazionale competente che stabilisce la direttiva? Ciascuno Stato membro deve sceglierne settore per settore. Noi la direttiva l'abbiamo recepita adesso, con un po' di ritardo, non c'è un decreto legislativo che è in vigore, quindi tutto questo entra con maggiore difficoltà. Ma perché? Perché ci sono delle rischiosità nel mercato, le indicavate anche voi sull'identità digitale, cioè ci sono delle procedure che se venissero dall'Unione con regolamenti probabilmente sarebbe più semplice. Quindi, capisco che questo è contro tutto un processo di vicinanza al cittadino e quindi di sussidiarietà, però ci sono momenti in cui bisogna intervenire anche in questo modo. Questo trilemma che per il momento abbiamo gestito, perché abbiamo inquadrato le varie dinamiche, quindi sappiamo come collegarle, diventa più complicato quando c'è un convitato di pietra che diventa il quarto lasso, che è la condivisione. Quando parliamo di sharing economy, no? Pensiamo a un'economia della condivisione, questa però è già operativa e ne parlavate prima quando facevate riferimento alla disintermediazione che ormai è massima. Vi faccio un esempio di come la condivisione viene a scardinare un po' il castello che abbiamo immaginato sul piano teorico. Uber. Nel settore dei trasporti, l'autorità dei trasporti, cioè la regolazione, è intervenuta da poco per disciplinare un fenomeno che è fuori controllo, perché non è regolato. Perché non è regolato? Perché la regolazione è quella che abbiamo sui taxi, sugli NCC, già gli NCC sono complicati perché è una regolazione che interviene ex post, perché quando si crea un'area urbana l'NCC va a chiedere l'autorizzazione nel comune vicino, quindi no, c'è un aggiornamento delle norme, già è complicato, però comunque ci si trova di fronte a un'assenza di regola, perché abbiamo un sistema di condivisione che è gestito da una piattaforma tecnologica che non fa trasporto, quindi al di fuori di quella regolamentazione lì, non solo, ma è al di fuori da ogni tipo di regolamentazione, perché la società è nel Delaware, e perché procedure di conciliazione non sono previste, andate a fare una conciliazione e sta fuori tutte quelle regole che abbiamo immaginato. Cioè noi stiamo regolando sempre di più il mercato per andare in una direzione e poi ci sono ampie sacche che sono quelle in cui effettivamente c'è il mercato, che sono margini in cui non ci sono operatori europei, non italiani, europei, e in cui
ci troviamo di fronte a una serie di armi spuntate. Guardate che anche il tema della privacy e dell'identità digitale sta lì, perché è vero che c'è un diritto all'oblio, ma andate a chiederlo a Google oggi, sapete quale, se lo fate in concreto, è un po' una dimensione simile a quella della, che raccontava lei, cioè venite rimandati. Quindi questo sistema di tutele oggi e di disintermediazione delle piattaforme fa sì che abbiamo un sistema che è completamente non regolamentato, che probabilmente dovrebbe essere disciplinato a livello europeo, ma abbiamo difficoltà ad applicare la riforma sul, sul digital market, e quindi siamo qui a raccontarci una serie di potenzialità che però hanno sempre questa, questo elemento, una volta creato il mercato abbiamo elementi esogeni che sono in alcuni casi concorrenti, competitor, quindi Netflix, che ci vengono a risolvere un problema di sviluppo. In altri casi, sempre operatori, nel caso delle piattaforme, che ci vengono a creare un problema. E quindi noi dobbiamo avere una regolazione che sia un po' elastica, perché deve andare a coprire anche queste dinamiche. Altri esempi se ne possono fare, guardate il sistema bancario, come dicevate prima, ci sono dei pagamenti. Siamo arrivati tardi, ma comunque l'Europa era bloccata, perché abbiamo il problema della Banca d'Italia, cioè l'intermediazione mobiliare è un tema importante, però che succede? Succede che noi oggi abbiamo una possibilità di creare un mercato, che è quello dei POS mobili, che è un mercato enorme, su cui operatori anche nazionali potrebbero intervenire, perché quello stranamente è un mercato un po' più nazionale, che oggi è aperto, su cui POS si stanno muovendo, altri operatori si stanno muovendo, e lì si potrebbe creare un mercato controllato, perché di fatto è controllato con operatori nazionali. Ovviamente anche lì c'è bisogno di quelle tutele, che sono tipiche tutele del consumatore informato, però sapete oggi in bancario si guarda il consumatore informato, il consumatore consapevole, cioè non è la semplice informativa che ti dà la consapevolezza, ma qualcosa di più. Quindi forme di tutela sempre più avanzate in un mercato però che cambia. Quindi per concludere, come sempre quando ci troviamo a regolare i mercati, la regolazione segue ex post, una regolazione che segue le dinamiche, però in questo caso probabilmente dovrebbe essere un po' più omogenea, e lo dicevate, io dico a livello europeo, probabilmente dovremmo intervenire con un po' più di regolamenti, e probabilmente il tema degli investimenti dovrebbe essere, spero, superato nei prossimi 2-3 anni, e a quel punto sul piano del trilemma investimenti, concorrenza e tutela potremmo finalmente spostarci sul nostro piano. Grazie, grazie professore. Mi sono chiesto spesso, tutti questi ultimi giorni o settimane, perché chi si lamentava molto della mancanza di concorrenza in Italia rispetto, no, alla, a questo decreto che il Parlamento ha posto in spazio rispetto al processo di liberalizzazione. Mi perdoni, però senza microfono non si sente nulla. No, dico, mi sono chiesto, mi fa venire in mente professor Tassano, mi sono chiesto in questi ultimi giorni perché nessuno si lamentava di questo decreto concorrenza che è in Parlamento, che di fatto segna il passo rispetto, no, alle liberalizzazioni, ci sono parecchi passi indietro. E ad esempio ricordo negli anni passati quando i tassisti milanesi avevano diffuso il numero del professore, del collega del professor Passato, Francesco Giavazzi della Bocconi, e avevano diffuso il numero perché l'avevano identificato come il loro peggior nemico. E adesso lui ha scritto un articolo, mi pare a luglio, ad agosto, insomma, dicendo che c'erano un po' di difficoltà nel processo di liberalizzazione, però per il resto se ne vede poco, ho visto un paio di articoli sul Messaggero, ma non vedo grande movimento. Ho posto questo problema a un amico che se ne occupa un po', perché volevo in qualche modo, insomma, sollevarlo, fa parte delle attività parlamentari che io presiedo del governo, e mi ha detto, dice, ma guarda che il problema è superato, è un po' un modo di vedere vecchio delle cose, e qui il punto mi dà già la risposta. Dice, perché se tu vai a vedere Airbnb, insomma, quelli che affittano e Uber in Francia, cioè stanno scavalcando direttamente le regole, per cui il problema della liberalizzazione non esiste più, perché di fatto
c'è una potenza il mercato, diciamo così, selvaggio direi a questo punto, e questo forse è un tema che la Commissione potrebbe in qualche modo illuminarci, insomma, perché è difficile correre dietro, per cui anche i liberalizzatori più diciamo appassionati a questo punto si dedicano più che altro alla spesa pubblica, alla crescita, eccetera, e lasciano da parte il loro tema fondamentale. Quindi questo mi sembra piuttosto interessante. Questo devo per dire, c'è un tema che poi però non troviamo nel servizio pubblico oggi, perché il servizio pubblico è scavalcato a sinistra, nel senso che tutto una serie, un floor minimo di servizi che noi sentiamo a garantire e che anche le associazioni tendono a garantire, non sono più richieste dai clienti. Quindi c'è un mondo in cui di fatto anche le associazioni dei consumatori sono scavalcate, hanno un problema. Prego. Grazie, innanzitutto per dire che non dovrei essere qui, sono uno soprattutto di osservatrice, quindi ringrazio per passarmi comunque la parola. Lavoro per la Commissione Europea, sono il capo dell'unità per i diritti dei consumatori e del marketing, quindi è vero che il tema che stiamo trattando adesso, per esempio della sharing economy, ci tocca in pieno e vi posso rassicurare che effettivamente ci si sta lavorando, però come stiamo scoprendo tutti quanti insieme, si tratta effettivamente di una rivoluzione del modo di prestare servizi e l'approccio della Commissione Europea è un approccio prudente, nel senso che prima di tutto bisogna anche vedere se questo nuovo modo di fare servizi è veramente così detrimentale, così negativo per i consumatori. Io ho parlato con tante persone, si sentono tante voci diverse. Quello che si vede prominente è l'azione di disturbo di questo nuovo modello di servizi rispetto ai competitors, alle persone che già sono regolamentate da un certo tipo di regole, e quindi una naturale richiesta direi da parte di questi competitors di dire: attenzione, se questi operano così, allora semplificate le regole per noi. Se si parla con i consumatori, dipende con chi si capita, ma per ora c'è tanto entusiasmo, c'è tanta positività. Io ho amici carissimi che ormai prendono costantemente taxi Uber per andare e tornare da Zaventem e che ti dicono: ma sai, noi guardiamo le reviews di ogni diverso autista e per noi questo è il modo più semplice per capire se andiamo nelle mani di qualcuno che insomma sa guidare bene o meno. Quindi affrontano più rischi, questo è anche il punto. Cambia il cittadino, evidentemente è più pronto a lanciarsi. Quindi è vero che tutto questo mette una pressione su tutti noi, perché la Commissione lavora, ma insomma insieme agli Stati membri, insieme alle associazioni, insieme a tutti gli attori istituzionali, per studiare. Ed è quello che stiamo facendo. Stiamo facendo una mappatura sui 28 Stati membri di come stanno reagendo i diversi Stati membri. Sapete che in alcuni la risposta è stata drastica, da noi Uber non opera, in altri c'è stata regolamentazione, in altri credo che sia di nuovo la nostra amata Estonia, partenariato. Cioè, si lavora insieme, voi ci spiegate come fate. Quindi è bellissimo vedere anche come cambia la reazione attraverso i 28, l'approccio culturale e, ripeto, noi in questo momento stiamo mettendo un focus particolare sul capire qual è diciamo, l'eventuale danno che viene fatto al consumatore. Io amo soffermarmi su un esempio che magari può sembrare un po' strampalato, ma non è impossibile e che non credo per ora si sia verificato. Ma se io faccio la prenotazione via Airbnb e mi trovo un bellissimo appartamento, non lo so, in Repubblica Ceca, arrivo in questo appartamento e esplode la caldaia, chi è responsabile? Chiaramente il proprietario dell'appartamento che me l'ha affittata, ma posso dire che Airbnb abbia zero responsabilità? Quindi qui entriamo anche nell'altro tema che, come avete visto, è prominente anche nella strategia digitale che la Commissione Europea ha pubblicato in maggio scorso, che è il tema delle responsabilità degli intermediari online, ed è su questo che si gioca il tema del dibattito del livello delle regole, se occorrono regole, di piattaforme tipo Uber, Airbnb ed altri. Cioè, se tu mi faciliti, che è una cosa meravigliosa, l'incrocio fra la domanda e l'offerta, ti puoi tirare indietro dicendo: ma io però francamente, se poi questo autista è un disgraziato, non c'ha neanche l'assicurazione, guida ubriaco, sono problemi tuoi. È lì. E quindi direi che, contrariamente a quello che si dice, non è vero che siamo in un campo completamente senza regole, perché abbiamo già normative, e ne cito fra tutte una che diciamo è nella mia diretta competenza di responsabilità, ma che è la direttiva sulle pratiche commerciali sleali, che già definisce in maniera chiara la nozione di diligenza professionale, ma questa nozione la ritroviamo nella direttiva e-commerce, dove la Corte ci ha già dato interpretazioni chiare sull'importanza, diciamo, per l'operatore di rispettare questo parametro di diligenza professionale.
per cui non si può scaricare di qualunque responsabilità dicendo che cade tutto sul singolo consumatore che ti ha venduto il prodotto C2C e quindi siamo fuori da ogni norma. Perciò direi che per noi ritorna sempre molto molto chiaro il tema della buona attuazione delle regole. E qui mi vorrei un pochino riagganciare al discorso fatto dal collega della GCCOM. Sì, giustissimo, bellissimo, authority, stiamo concentrati sul promuovere gli investimenti, quello che dice anche il professor Bassan, oggi la coperta è corta, puntiamo un po' più su questo, ma attenzione a non mettere troppo in secondo piano la tutela, perché l'investimento senza la domanda non funzionerà. Condivido in parte l'analisi del professor Bassan che dice la tutela dei consumatori è messa un pochino in secondo piano. È vero in parte, perché insomma sicuramente l'accento è crescita, investimenti e occupazione, ma attenzione, Juncker è arrivato a gestire la presidenza dicendo anche io voglio dei servizi che funzionino per il consumatore e un digitale che permetta al consumatore di muoversi in tutto il territorio europeo. Stiamo facendo una battaglia sul geoblocking, che se lei chiede a un operatore, insomma al cittadino medio, alcuni le possono dire ma davvero è questa grande priorità? Alla fine oggi come oggi il 10% dei consumatori dice di essere veramente, di essere confrontato a pratiche di geoblocking, eppure credo che sia stato scelto come tema politico proprio per insistere sull'importanza che l'utilizzatore possa avere un accesso al servizio attraverso i 28 stati membri. Questo è un tema fortissimo, il vicepresidente Ansip come vicepresidente incaricato in primis della realizzazione della strategia digitale ne ha fatto veramente un cavallo di battaglia, quindi la coperta diciamo cerchiamo in questo momento secondo me piuttosto di tirarla proprio fra investimenti e consumatori, con la concorrenza che resta sempre sottofondo e in maniera peraltro anche abbastanza prominente. Siete tutti al corrente dell'azione della commissaria Vestager contro Google e contro altri grossissimi operatori. C'è un'inchiesta in corso sulle pratiche concorrenziali abusive che si prolungherà per tutto il 2016, quindi la concorrenza ci dà una mano da dietro e si lavora compatti. Quindi per essere rapida direi un supporto fortissimo a questa idea che viene anche dalla dottoressa Sassano di creare un tavolo a Bruxelles, lo sa senz'altro anche il collega ed amico Pier Virgilio D'Astoli, per arrivare a creare questa strategia digitale vi posso dire che abbiamo lavorato come matti fra una decina di direzioni generali chiave. È un lavoro faticoso stare tutti insieme, però allo stesso tempo francamente queste 25-30 riunioni incalcolabili, lunghe, in cui alla fine ci siamo tutti messi insieme fra colleghi della DG Connect, noi, Grow e quanti altri, ha prodotto il risultato che vedete, che sicuramente è un inizio e non è una fine, ma ha permesso di mappare tutte le aree di criticità. Quindi credo che lo stesso sforzo di coordinamento va fatto in ogni Stato membro per non perdere il treno anche dell'essere pronti. Noi stiamo andando molto veloci, quindi effettivamente credo che anche a livello di Stati membri non si debba perdere il tempo. Cerchiamo di arginare i discorsi che i tempi sono lunghi, sono molto più rapidi. L'EIDAS è un regolamento, peraltro, e EIDAS è tutto sulla sicurezza, se non lo va a toccare. È tutto per rendere il mercato molto più agibile e molto più rapidamente di quello che si pensa. Esattamente. Grazie, grazie a lei. Dico a che punto ci dia una parola in qualche modo l'atto unico europeo, no? L'Europa, la concorrenza era la base fondamentale, oggi in qualche modo come abbiamo visto il mercato, la Assale, Uber, sì. MBA, e c'era la responsabilità, diceva molto bene la dottoressa Manfredi, rischia di caricarsi sul consumatore. Abbiamo visto anche che non è soltanto una dinamica di mercato, perché la questione Volkswagen ad esempio e il ruolo della Germania e delle aziende tedesche è ancora precedente come intervento lobbistico a quello che è successo, diciamo così, che è esploso, deflagrato negli ultimi giorni. Quindi, cioè, come dire, la concorrenza è messa in difficoltà, che è insomma, la base dell'Unione Europea, che è anche un concetto di coesione, è messa in difficoltà sia dagli sviluppi del mercato e sia dalla incontenibile pressione insomma, dei poteri lobbistici, diciamo così, delle grandi imprese. Non so se l'ho fatto un po' troppo, sì. Sicuramente riuscirà. No, grazie, io sono un consumatore relativamente interconnesso e cerco di connettermi sempre di più. Voglio soltanto portare un esempio per farvi capire come
il mercato, diciamo così, dei cittadini si allarga. Mia madre ha compiuto 90 anni il 29 luglio, i nipoti le hanno regalato uno smartphone e mia madre ormai naviga con lo smartphone, con WhatsApp, Telegram, manda video, riceve video, manda fotografie, non utilizza più il Treccani e ci cerca le parole via internet. Per dirvi che c'è una dimensione, diciamo così, di interconnessione con riguardo soltanto i giovani, meno giovani, ma c'è una dimensione della terza o quarta o quinta età, diciamo così, di cui forse ci dobbiamo anche occupare, anche perché un giorno o l'altro ci arriveremo anche noi, a 90 anni spero e anche di più. E questo esempio a mia madre io lo offro come testimonial ai gestori, se volete, perché credo che ci siano pochi novantenni che utilizzano WhatsApp, eccetera. Ce ne sono, quindi secondo me varrebbe la pena, diciamo così, di tener conto di questa dimensione. Concorrenza, d'accordo, però al di sopra della concorrenza, parliamoci chiaro, l'Europa è nata come uno Stato diritto, diciamo, quindi prima ci sono i diritti e quindi da questo punto di vista io volevo attirare la vostra attenzione su queste ultime vicende che riguardano i diritti, le tre sentenze della Corte di Giustizia che riguardano direttamente questa dimensione, sono quella dell'8 aprile su data retention, quella del 13 maggio su Google e l'ultima della scorsa settimana su Facebook. Sono tre sentenze in qualche modo che, come tante altre sentenze della Corte di Giustizia, hanno in qualche modo come posso dire, aperto una prospettiva storica che è molto importante, di cui anche la Commissione, lo ricordava la collega Veronica dal punto di vista del ruolo della Commissione Europea per quanto riguarda Google. Io per alcuni anni, lo hanno ricordato, mi sono occupato, per dirlo in maniera un po' immodesta, di portare l'Europa in Italia. Adesso col Presidente del Movimento Europeo cerco di fare il contrario in qualche modo, di contribuire a portare l'Italia in Europa. E non è semplice, diciamo, perché ci sono una serie di, come posso dire, di ostacoli e di elementi di freno che, di cui evidentemente ci dobbiamo tener conto. Teniamo conto di questo, che quando si dice che ci vogliono più regole in Europa, più regole non vuol dire necessariamente rendere cose più complicate. Più regole europee significa intanto eliminare delle regole nazionali e poi creare una situazione in cui le regole sono utili a tutti. Pensiamo, il nostro Presidente lo ha ricordato, alla questione della Volkswagen. Se noi avessimo avuto più regole europee che in qualche modo avessero consentito un controllo, al di là, non voglio aprire la questione dei lobby, probabilmente quello che è avvenuto non sarebbe avvenuto. Quindi bisogna dire ai nostri concittadini che più regole europee non vuol dire rendere le cose più complicate, vuol dire renderle in qualche modo anche più semplici. E forse questo è un messaggio che noi dobbiamo dare ai nostri cittadini per far capire quanto la dimensione europea è importante. La Commissione Europea, da questo punto di vista, voglio fare un assist alla collega Veronica, è forse l'unico governo europeo che consulta regolarmente i cittadini. Dei 28 governi, anzi 29, mettiamoci anche la Commissione Europea, ditemi quali governi, quando decidono di adottare una legge, fanno una consultazione online in cui consultano i cittadini per dire: noi vorremmo sapere qual è la vostra opinione su questa legge che vogliamo fare. Credo che non c'era nessuno che fa, forse il governo estone, che è portato di solito come best practice, non ce ne sono altri. La Commissione Europea fa consultazioni in continuazione, o consultazioni rivolte a tutti i cittadini o consultazioni rivolte a singoli stakeholders. Credo che sia una best practice che poi forse noi dovremmo introdurre in tutti i nostri paesi. Noi come Movimento Europeo in qualche modo ci muoviamo in questa direzione, cioè quella di rendere il cittadino più cosciente di queste cose. Quindi io per concludere vorrei rimettere sul tavolo la questione dei diritti. Noi abbiamo l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali, che in questi 6 o 7 anni di crisi e di austerità se ne sono dimenticati tutti, come se quella carta non esistesse più. Rimettiamo sul tavolo questa questione dei diritti, a cominciare dall'articolo 8. Ci sono delle cose che possono essere fatte. Il 28 luglio la Camera dei Deputati ha diffuso la dichiarazione sui diritti di Internet. Non so se molti di voi la conoscono, varrebbe la pena di farla circolare. E allora io credo che varrebbe la pena di rimettere sul tavolo la questione dei diritti, che non riguardano soltanto i consumatori ma riguardano in generale i cittadini. Questo testo, per esempio, della dichiarazione dei diritti del 28 luglio, che esiste per ora soltanto in Italia, è stato fatto in una dimensione europea, non soltanto nazionale. Quindi forse varrebbe la pena in qualche modo di farne uno strumento, la Presidenza italiana
ha messo molto l'accento sul tema dei diritti durante la presidenza del 2014, forse ecco su questo, su questa tematica dei diritti, forse a conclusione di questa vostra giornata nei quattro tavoli di lavoro varrebbe la pena di metterlo alla testa di tutto. Prima vengono i diritti e la concorrenza in qualche modo dipende dai diritti e non il contrario. È il messaggio che vorrei in qualche modo portarvi qui all'interno di questo tavolo, ringraziandovi per le attività che svolgete e delle quali, per le quali come Movimento Europeo cerchiamo di lavorare in grande sinergia. Grazie. Grazie. Bene, allora a questo punto i tempi si sono fatti più stretti perché il dibattito è stato molto più fecondo di quanto io prevedessi, diciamo, non perché, però sono molto interessanti. Di questo vi ringrazio perché ho imparato delle cose, ma penso che anche tra di voi insomma, il dialogo sia stato produttivo. Io devo alla dottoressa Giovannini, che ho tenuto come asso all'ultimo momento, una piccolissima replica, nel senso così, e poi una conclusione da parte del dottor Stisca, e poi se il Presidente ci vuole salutare per chi non io ascolto, interessante. Però siamo veramente a mezzogiorno meno un quarto e dobbiamo... Sì, siamo a tempo. Credo che debba lasciare spazio al nostro consigliere, quindi non voglio togliere spazio, voglio solo dire, quando dicevo prima che il cittadino al centro... Significa ripensare esattamente non soltanto l'applicazione web o quel termine, perché poi finisce come diceva, ma proprio tutto l'insieme delle regole, delle infrastrutture, dei processi di abilitazione che danno dei principi di sicurezza, come diceva lei prima. Cioè, il sistema è più sicuro perché elimina diciamo per definizione molti degli attuali intermediari, no? Nel processo diretto vengono in qualche modo a trovare ruoli e funzioni diverse, ma essenzialmente le infrastrutture che vengono create hanno questo discorso. Non voglio, anche sui discorsi della consultazione, sicuramente sono importanti, non li abbiamo seguiti, faremo di più per farlo, come pure la comunicazione che evidentemente potrà raggiungere una popolazione così ampia come quella della cittadinanza. Abbiamo fatto questo nel passato anche con la RAI, no? Processi importanti di comunicazione, perché effettivamente ci sono, diciamo, oggi questo impegno, questa giornata è importante per questo. Non voglio togliere altro spazio perché anche sugli aspetti della privacy, sicuramente gli aspetti che abbiamo curato sono sempre con un rapporto costante con l'autorità e quindi hanno, diciamo, molto tenuto a conto questo aspetto, perché nell'ambito delle applicazioni che vengono messe c'è proprio una tutela dell'informazione, che però non significa non fare dati aperti, cioè no, a rendere più ampia e diffusa l'informazione nella tutela della privacy del cittadino. E questa è la grande sfida che si sta facendo, perché si stanno aprendo i dati pubblici, ma questo non significa poi invadere la propria tutela personale. Direi che anche con la concorrenza, no, questi aspetti che diceva prima il professore sono stati visti, perché quello che diceva le direttive europee noi le abbiamo importate anche un po' prima per certi aspetti, cioè tutta la concorrenza, si parlava del sistema bancario, questo lo abbiamo importato perché mettendo nelle strutture le direttive europee già operative abbiamo, diciamo, ampliato a tutti gli operatori nuovi che si stanno creando sul mercato, quindi effettivamente non è soltanto un aspetto di facciata, c'è dietro tutta una costruzione complessa che vuole tutelare tutti questi aspetti che sono stati trattati. E sicuramente al di là della parola forum, ma la consultazione pubblica che abbiamo sempre fatto credo che vada rafforzata anche ulteriormente con il contributo di tutte le associazioni di categoria dei consumatori, perché è la controparte che se non ha queste capacità tutto quello che si sta facendo non serve a niente. Tavoli di lavoro che stiamo facendo, che abbiamo sempre fatto. Innanzitutto buongiorno, grazie dell'invito. Cerco di rispondere a domande che non ho ascoltato, quindi perdonatemi se a volte rispondo ad una domanda che non si pone. Partiamo innanzitutto da un dato di fatto. Credo che sia da salutare con favore il fatto che un argomento così
Così, da sempre governato in circoli ristretti come quello della banda ultralarga, in realtà grazie proprio alla consultazione fatta sui due documenti strategici dello scorso anno, della primavera di quest'anno, in realtà è diventato argomento di cui finalmente si parla in diverse sedi. Questo lo saluto, evviva, e questo è un fatto positivo. Poi non so come finirà tutta questa baradà, ma quello è un altro paio di maniche. Intanto un passetto in avanti lo abbiamo fatto. Devo dire che da questo punto di vista l'Europa è stata una fonte ispiratrice, obiettivamente, da due punti di vista, sia nel metodo, la consultazione in particolare, ma anche nella struttura dei due documenti, perché quando si riconosce che le cose sono ben fatte, copiare e quindi seguire passo passo la struttura metodologica di documenti ben fatta aiuta a esplicitare meglio il proprio pensiero, e così è stato fatto. Quindi mi si consenta un bonus a favore dell'Europa, che quando funziona bene è utile, non è soltanto inutile o dannoso. Allora, vediamo invece il tema secondo la lettura che il governo ne ha fatta, e vale a dire: il tema della digitalizzazione è scomponibile da un punto di vista infrastrutturale, da un punto di vista di crescita digitale, di crescita dell'uso digitale. Allora, un nota bene di carattere personale: noi abbiamo voluto coscientemente, sia dico noi, uso la prima persona plurale non perché rappresento il governo, ma per tutta quel team di esperti che in realtà si è cimentata nello scrivere i documenti che poi il governo ha validato, però dal nostro punto di vista la scelta consapevole era quella di porre fine ad un dibattito che non portava da nessuna parte, cioè dovesse essere prioritario l'investimento nelle infrastrutture oppure la crescita della domanda che abilita le infrastrutture, in modo tale che abbiamo coperto entrambi i settori in modo contestuale. Il dilemma: se viene prima l'uovo o la gallina, entrambi. È anche vero che, però ce lo dobbiamo dire con tutta l'onestà intellettuale possibile, che quando si parla di una infrastruttura alternativa all'esistente, l'infrastruttura digitale è alternativa all'esistente, non è solo un miglioramento tecnologico dell'esistente, perché quello, come vedremo, in realtà accade secondo tempi legati non dalla necessità ma dalla propensione all'investimento degli operatori. In realtà è un investimento che non è market driven, non è market driven. Questa è una favola che continuano a ripetere gli operatori per giustificare la loro scarsa propensione all'investimento, ma non lo è. Se negli anni 60 uno avesse dovuto prevedere l'espansione infrastrutturale autostradale in relazione al numero di autoveicoli, ma vi immaginate l'autostrada del sole? Meno male no, meno male no, evviva! Almeno per 40 anni abbiamo goduto di un'infrastruttura che era ampiamente superiore rispetto a oggi, non lo è più, ma per fortuna, perché questo ha attirato la domanda. Quindi il guaio vero è che l'infrastruttura di base, che ricordiamoci è un'infrastruttura che si è realizzata nel corso quasi di un secolo, che è un'infrastruttura di rame e che non conosce infrastrutture alternative come purtroppo altri paesi, per cui non abbiamo la TV via cavo, non tocchiamo questo tema perché però non ce l'abbiamo, e quindi non abbiamo un'infrastruttura abilitante in grado di poter veicolare servizi digitali performanti o come l'infrastruttura di fibra ottica. Il dato di fatto è che noi ne abbiamo solo una vecchia, su questa purtroppo dobbiamo continuamente mettere mano per garantirle un minimo di capacità di connessione. È un settore purtroppo liberalizzato, completamente liberalizzato. L'Europa lo considera di fatto un mercato, e quindi l'intervento del pubblico negli investimenti del settore è assolutamente residuale.
cioè il pubblico che si deve giustificare se e come è legittimo intervenire sul mercato, perché ha potenzialità distorcenti sulle regole del mercato. Questo però parte purtroppo da un presupposto che non si verifica, e cioè che ci sia una elevata propensione agli investimenti infrastrutturali da parte degli operatori. Ma gli operatori innanzitutto immaginano i loro piani di investimento su un arco temporale che è inadeguato a dare redditività all'investimento, quando in realtà non solo il board è legato alla sua sopravvivenza, quindi al periodo di sua elezione, ma addirittura gli amministratori delegati sono legati alle semestrali, ma anche scendendo di livello in realtà poi le propensioni di investimento dipendono dai singoli budget, dei singoli dirigenti relativi. No, è la follia, ma voi immaginate che il paese faccia un salto di qualità dell'infrastruttura di queste proporzioni in un meccanismo in cui in realtà si guarda dall'oggi al domani nella misurazione, nella dotazione finanziaria per l'investimento. Questo è il motivo vero. I meccanismi regolatori purtroppo riflettono quello che è già accaduto nella realizzazione degli investimenti. Se voi andate a vedere gli algoritmi che governano la redditività degli investimenti, sono basati sulla redditività dell'infrastruttura esistente, non quella che ci sarà. Non c'è. È tanto vero questo che, per esempio, già nella immaginazione del meccanismo di apertura del mercato della auspicabile futura infrastruttura in fibra ottica, in realtà si usano i meccanismi di redditività basati sul diritto d'uso dell'infrastruttura, che regola in realtà non la parte di accesso, ma la parte di backhauling, la parte più arretrata. Perché? Perché quello che è accaduto nel rame, cioè l'apertura del mercato nell'ultimo segmento, l'autorità della GCOM non l'ha immaginato per la fibra, perché non c'è. E quindi cosa si inventa? Una regola sull'infrastruttura che non c'è. Capite bene che allora uno dei temi è, uno si mette a fare i conti, bene, realizziamo l'infrastruttura in fibra ottica, ma quanta è la redditività generata dall'investimento? Ho bisogno di un sistema di calcolo. Qual è l'algoritmo che governa? Non c'è. Quindi bisogna applicare un algoritmo che è fondato su un'infrastruttura che è diversa rispetto a quella dell'infrastruttura che si va a realizzare. Ma questo semplicemente per dire che purtroppo le autorità regolatorie, soprattutto in tema di telecomunicazioni, hanno sempre guardato a regolare la competizione sull'infrastruttura esistente, non a incentivare gli investimenti sull'infrastruttura che ancora non c'è. Il risultato purtroppo è drammatico, ahimè, per il nostro paese, perché noi abbiamo un'unica infrastruttura di rame. Avremmo avuto l'utilità di avere un sistema di incentivate per una nuova infrastruttura, non abbiamo un sistema di remunerazione. Il risultato, è quello che vediamo, gli ultimi piani pubblici, che sono peraltro alcuni ancora in corso di realizzazione, sono stati destinati esclusivamente a garantire al 100% della popolazione 2 megabit per secondo. E alcune zone ancora non ce l'hanno, alcune viaggiano al 640k, che per chi non lo sapeva era quello che faceva quello lì, quell'epoca lì. Era il momento del pastore. E quindi, allora, primo tema, la legittimità dell'intervento pubblico. È questione fondamentale, perché laddove il mercato in realtà non ha forze, non ha regole, non ha incentivi per investire, senza l'intervento pubblico non c'è possibilità alcuna di raggiungere l'obiettivo che in sede comunitaria ci si è prefissi al 2020. Secondo passaggio. L'applicazione, vado per flash, le cose che ho sentito, l'applicazione killer, non me ne venga Fabio, in realtà lo integro, non è Netflix, ma sarà Netflix più il video di 4K, stanno insieme, perché vedere un film in realtà in streaming è possibile anche con una DSL a 25 MB. Ma vedere il film in streaming con l'alta definizione a 4K senza 70 non esiste.
Per fortuna noi siamo un popolo che gli piace parecchio, il televisore grande è adattissimo alla televisione, per fortuna, perché da sola Netflix in realtà non sarebbe una killer application. Io il sabato sono uno di quelli che si dedica a fare la spesa, viaggio in un supermercato, di cui non dico la marca, non voglio fare pubblicità, però c'è una pila di televisori 4K a 699 euro, che era un'occasione, era molti pollici, quindi era molto grande. Sono dovuto ritornare a fare la spesa perché io, come sempre, mi dimentico sempre qualcosa a fare la spesa, il giorno dopo erano finiti. Perché siamo un popolo, per fortuna, che vive sulla televisione, nel bene e nel male, però è così. Questo sarà il problema, perché quando la connessione non garantisce i 70 megabit, ebbene la gente si incavola, perché vuole vedere la partita, vuole vedere il film, vuole vedere. Come avverrà il deployment di questa infrastruttura? Purtroppo, diciamo, la logica dell'operatore è quella di ottimizzare l'investimento. Anche l'intervento pubblico finirà in qualche modo per essere complementare a questa logica. L'operatore pubblico dove va? Va nelle realtà urbane o no, ma dove c'è più alta concentrazione di utenti connettibili, perché questo consente l'abbassamento dei costi di investimento unitari. Peccato che l'Italia, a differenza della Francia e della Germania, ha una popolazione che è diffusa sul territorio. La Francia, il 25% della popolazione sta a Parigi, una volta infrastrutturato Parigi, bam, bingo, hai fatto il 25%. Noi infrastrutturiamo Roma, non dico Milano che siamo ancora peggio, ma a Roma facciamo il 4%, se va bene. E se ci mettiamo anche a Milano facciamo 5,5, ma non andiamo oltre. Questo è un problema assieme all'altro, perché la nostra popolazione è diffusa sul territorio e quindi i costi sono maggiori. Non solo, mentre gli altri paesi hanno grandi centri di produzione industriale, mannaggia, noi abbiamo purtroppo la leadership nelle piccole e medie imprese che stanno diffuse sul territorio. Quindi, se tu andate a vedere dove investono gli operatori investono in poche grandi città e la fibra alle aziende non gliela portano. E alle porte di Milano, 4 km dal centro di Milano, un paesino con Corezzo, che nessuno conosce ovviamente, è un piccolo paesino, ma dove abbiamo, così, in Regione Lombardia, trovato un piccolo cluster di aziende, 700 aziende, tutte all'interno di 1,5 km², 4 km di distanza da Milano. Normalmente la fibra non ce l'ha nessuno. Ne abbiamo trovato una decina, tutte grandi, medie e grandi aziende. Una aveva chiesto ad un operatore di portargliela a lui, pagava una bolletta di 1.250 euro al mese, 100 megabit, garantiti simmetrici. Questa è la realtà. Quindi uno dice, ma allora si può avere la fibra, basta pagarla, perché l'operatore scarica tutti i costi unitari sull'unica bolletta. Quindi, allora, questo che cosa mi porta a considerare? Che l'Italia ha una caratteristica tale, primo, in cui l'intervento pubblico è doveroso, secondo, abbiamo una conformazione della popolazione, una struttura produttiva che deve tenere in considerazione che noi l'abbiamo diffusa sul territorio, quindi deve essere inclusiva e deve essere complementare rispetto a dove l'operatore di solito va, quindi nei centri urbani ci va l'operatore tendenzialmente, mentre il pubblico deve garantire la fibra alle aziende che ahimè non stanno più nei centri urbani ma stanno nelle periferie e stanno in centri anche più piccoli. Chiudo con alcune cose. Se il governo pubblico non fa questo, purtroppo perderemo il treno, ma non tanto per Uber o i servizi che comunque sia poi alla fine utilizzeranno quello che c'è, è che in un sistema competitivo internazionale, ahimè, l'attrattività degli investimenti le facciamo sulla capacità come sistema di essere competitivi.
Quindi il problema, mi dispiace anche qui, taluni operatori banalizzano scioccamente l'intervento del governo come se il problema fosse portare il 4K alla vecchina che si vede meglio la televisione. Stupidaggini. La realtà vera è che se non si copre in termini diffusi il territorio con un'infrastruttura in grado di supportare ovunque grandi capacità di trasmissive, il nostro sistema produttivo ne pagherà le conseguenze. Vi racconto un esempio che mi è stato raccontato da Paolo Coppola, quindi parlamentare responsabile digitale, lui è friulano, ha una piccola società di amici che lavora video sul web, i quali lavorano sempre offline e quando devono mandare in rete fanno 30 km, passano il confine, vanno in Slovenia e lo mettono in rete. Chapeau. È l'Italia, grazie. Questo è il nostro destino. Io mi ribello, cioè, voglio dire, non lo posso accettare che un paese sia l'ultimo nel ranking, dietro di noi ci sta solo la Bulgaria. C'è rimasta la Grecia, a volte va avanti, va indietro, ce la contendiamo, ma la Bulgaria sta dietro. Tutto il resto è tutto avanti. Poi a me piacerebbe parlare di riservatezza, sicurezza, identità digitale, procedure, però mi piacerebbe parlare quando abbiamo una rete che ci consente di fare l'impossibile. Vi do l'ultimo flash. Noi stiamo combattendo con l'Europa per giustificare il nostro piano che ha come ambizione non le fantasie di chissà chi, ma semplicemente il rispetto degli obiettivi che l'Europa ha assegnato agli Stati membri. Quindi cerchiamo di raggiungere quegli obiettivi al 2020. Ma gli obiettivi al 2020 sono i 100 megabit garantiti, non solo garantiti, ma oggetto di abbonamento al 50% della popolazione. Questo è veramente sfidante. Ma mentre noi stiamo facendoci la punta al cervello per fare questo, in realtà ormai nei piani dei governi di alcuni paesi dell'Asia il tema è oltre il gigabit. Cioè noi stiamo ancora lì arrancando, allora abbiamo dei piani degli investimenti pubblici per garantire i 2 megabit, il piano pubblico, mamma mia, è una fatica bestiale per riuscire a garantire i 30 megabit per tutti e almeno al 50% della popolazione garantire un abbonamento ai 100 megabit, ma gli altri stanno lavorando ai 10 gigabit. Ragazzi, tra 20 anni siamo a pizza e mandolino, così chiudi questo pazzo. Cioè la pizza è perché... se ci rimane la pizza, perché poi in realtà non è così sicuro che sappiamo fare. Il mandolino, forse questo sì, e se riusciamo a tenere su ancora i monumenti, sperando che non vengano giù nel frattempo. Ma questo è il destino. Da questo punto di vista è uno sforzo collettivo che obiettivamente siamo tutti tenuti a seguire. Grazie. Se ci vuole indicare le prossime tappe della giornata, cioè praticamente adesso noi faremo un mini incontro con i relatori, poi avremo la plenaria e quindi lì poi emergeranno anche i risultati, diciamo, del lavoro che permetteranno. Io sono un po' sconvolto, ma mi immaginavo che sono venuto volutamente qui, perché senza l'architrave digitale sono chiacchiere e fuffa, conciliazioni, medicina e cultura 2.0 e tutto il resto non va. Leggevo ieri alcuni paesi che fanno obbligo. Microfono. Solo moneta elettronica e via di seguito. Microfono, se no non si sente. Cioè, ecco. Quindi ho voluto cogliere questo segnale, pensavo ad averci, diciamo, un po' più di aiuto, ma siccome noi siamo ribelli oltre che propositivi e credo che questo è il segnale che con l'inizio della legislatura, per quello che mi riguarda, da pochi giorni voglio dare al Consumer Forum, questo segnale che sto ricevendo qui e poi vedremo domani, significherà mandare i segnali giusti alle strutture e soprattutto insieme alle imprese, perché poi alla fine
dare un segnale alle istituzioni, io conto perché il pubblico deve intervenire, deve esserci su un tema come questo, perché giustamente l'analisi drammatica che è stata fatta a Crudele si investe sul vecchio. Questa è la parentesi che mi si è aperta e mi ha creato un dramma psicologico non personale, ma io penso c'ho un nipotino di 4 anni e lo mando in Asia a fare impresa. Ecco, questo credo che sia un po' il segnale che come consumo con la sintesi estrema, perché poi anche oggi in conclusione noi ribalteremo la partita, nel senso che dobbiamo essere concreti e portare avanti la politica dei fatti con il consumo al suolo. L'Europa ci insegna questo, al di là dei cinque interventi, il segnale è questo. Quindi ecco, ho colto molto bene questo segnale che è arrivato anche dal governo, perché poi le battaglie si fanno anche insieme, dividendo e differenziandosi, ma anche proponendo cose che vanno fatte in fretta. Cioè siamo in ritardo, siamo ancora al Medioevo, questo è il dato vero, senza i presupposti, io sono amante del Medioevo in termini di futuro rinascimento, qui rischiamo di ritornare alla pietra, altro che pizza e mandolino, la pietra, perché ci arriveranno addosso pietre rispetto alla ribellione che poi alla fine viene. Quindi vi ringrazio molto di questo apporto che state dando al ruolo del Consumer Forum, ma anche alle imprese, alle associazioni che formano altre cose, e anche alle istituzioni e al sistema paese. Ecco, questa non è un'ambizione che noi porteremo avanti come Consumer Forum, ma a mio avviso, e questo è l'impegno che prendo insieme alle altre associazioni, me ne faccio carico, un segnale forte da mandare, perché poi alla fine è i fatti che modificano le cose. Grazie. Grazie, buongiorno, buon lavoro a tutti.